Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Sveglia Trieste, giovedì 16 agosto. Oggi è una puntata come tutte quelle della seconda parte di agosto, leggermente ridotta. Saremo in onda fino alle 9:30, proprio insomma per la fine di agosto, e avremo ospiti in studio nella prima parte fino dalle 7:30 fino alle 8:30 con Radu Tremul, consigliere circoscrizionale della settima circoscrizione di Fratelli d'Italia. Nella seconda parte poi fino alle 9:30 l'assessore all'ambiente del comune di Muggia, Laura Litteri. Quindi, come sempre, se vorrete fare le vostre telefonate, le vostre segnalazioni, potrete farlo al nostro numero di telefono 040 31 39 93, oppure potete scriverci a svegliatrieste@tele4.it. Oggi puntata particolare anche perché non ci sono i giornali in edicola. Ieri appunto è stato rispettato il riposo dei giornalisti della carta stampata, quindi andremo un po' a vedere quelle che sono state le notizie sia sui quotidiani in edicola ieri regolarmente, perché ce ne sono insomma di molto importanti, e sia poi sui siti dei vari quotidiani. Allora cominciamo subito a vedere la prima pagina del Piccolo, in edicola appunto nella giornata di ieri, che dava conto naturalmente in prima pagina della tragedia di Genova. A Genova crolla la A10, decine di morti, si scava tra le macerie, si dava conto anche del ferimento di due triestini, poi approfondiremo questo aspetto, volati dal ponte. Lui è il fisioterapista dell'Alma con la sua compagna. E poi la prima pagina del Piccolo dava conto anche del giallo dell'uccisione a coltellate, allora ucciso a coltellate in casa a Gretta sotto torchio un novantenne, la vittima aveva 43 anni, era deceduto già da giorni, l'anziano coinquilino lo vegliava, i vicini hanno dato l'allarme. Questo il giallo, proprio il fatto di sangue accaduto a Gretta il giorno prima di Ferragosto. Poi si parlava sempre nel giornale di ieri del tram di Opicino, ormai da 2 anni fermo dall'incidente, e Trieste aspetta. E poi c'era anche un'intervista per quanto riguarda il nuoto all'europeo Codia, oro nei 100 farfalla, si racconta al Piccolo. Allora, questa era la prima pagina appunto del Piccolo, però andiamo a vedere anche i siti dei quotidiani. Allora, qui c'è proprio il Piccolo e si parla proprio del fisioterapista dell'Alma Trieste, la compagna vivi per miracolo. A Genova crolla il ponte Morandi, 39 morti, il governo decreta lo stato d'emergenza. Qui si parlava appunto di questo argomento. Sul Messaggero Veneto invece oggi, sempre sul sito, si parla ancora invece della tragedia Erasmus, in cui erano rimaste uccise anche molte studentesse friulane. La madre di Elisa Valent a Madrid, faccia a faccia con i magistrati, con i genitori delle altre vittime, ha incontrato il PM che indaga sul caso dell'incidente in cui ha trovato la morte anche la studentessa di Venzone. Punta a evitare l'ennesima archiviazione, un responsabile ci deve essere, dice appunto la mamma di Elisa Valent. Poi andiamo a vedere invece la prima pagina del Corriere della Sera, sempre di ieri, in edicola ieri, ovviamente tutto dedicato alla strage sul ponte Malato. Questo è il titolo scelto dal Corriere. Il disastro, il viadotto Morandi, considerato a rischio da anni, il comitato No Gronda definì l'allarme una favoletta, polemica sui 5 Stelle. Crollo sull'A10 a Genova, decine di vittime e feriti, auto e tir nel vuoto come una bomba. E qui vediamo le foto davvero impressionanti, insomma, che le immagini che abbiamo visto in questi giorni del ponte spezzato sull'autostrada A10. Sul troncone di sinistra vediamo il camion che si è fermato a pochi metri dal baratro. Il viadotto è crollato alle 11:36 su un'area industriale di Genova durante un forte temporale. E poi ci sono i vari commenti, andremo a vedere qualcosa anche di questo, in particolare del caffè di Massimo Gramellini. Allora, però, ora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo con la rassegna stampa e soprattutto con le previsioni del tempo. A fra poco.
Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora andiamo subito a vedere le previsioni del tempo per la giornata di oggi e per quella di domani. Allora, la situazione generale, secondo il sito dell'Osmer ARPA, è questa. Sulla regione fluiscono correnti più secche e stabili da nord-est. In quota prevale alta pressione che cederà leggermente venerdì per rinforzarsi poi con l'anticiclone delle Azzorre dal fine settimana e per vari giorni. Quindi qui oggi, giovedì 16 agosto, su pianura e costa, cielo in genere sereno con bora da debole a moderata sulla costa. Sui monti e fascia orientale, cielo sereno al mattino, poco nuvoloso o variabile nel pomeriggio. Sulla pianura, temperature minime comprese tra 17 e 19 gradi, massime tra 30 e 33, stesse massime sulla costa, minime un po' più alte tra 22 e 24 gradi. Questa è l'evoluzione diurna, insomma, tempo buono. Poi domani, invece, venerdì 17 agosto, su pianura e costa cielo sereno a poco nuvoloso, sui monti cielo sereno al mattino, poco nuvoloso variabile nel pomeriggio con la possibilità di qualche locale rovescio, una situazione del tutto simile a quella di oggi. Allora, torniamo alla lettura dei giornali e dei siti, come vi dicevo appunto oggi i quotidiani non sono in edicola, andiamo a vedere per quanto riguarda il caso di Genova e il Corriere ieri appunto. Titolava, dedicava grande spazio del giornale a questa tragedia, a quello che è accaduto a Genova, al crollo del ponte sull'autostrada. Allora, qui vediamo il titolo principale di ieri: Genova, 200 metri di A10 crollano sulla ferrovia e sui magazzini. Il video e le grida incredule, Dio mio, ma che cosa, ma che sta succedendo? I testimoni raccontano di un fulmine poco prima della tragedia, la corsa delle auto finite nel vuoto, l'esplosione come una bomba. E qui vediamo il Premier, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri sul luogo del disastro. Sono appunto le 11:36 quando il cavalcavia si sbriciola, non ci sono tremolii, non ci sono i segnali premonitori che secondo alcuni annunciano un terremoto. Crolla e basta. Pochi secondi dopo si è alzato il fumo che saliva nonostante la pioggia e quando si è diradato il ponte non c'era più. Questa è una delle testimonianze più scioccanti, insomma, della vicenda. Entrambe le carreggiate sono precipitate. Si tratta del principale viadotto autostradale del capoluogo Ligure. Secondo le prime ricostruzioni della Protezione Civile, che in quel momento vi stavano transitando tra i 30 e i 35 veicoli, tra cui due camion, e poi sappiamo insomma che ci sono state molte vittime. Volevo sempre rimanere sul Corriere della Sera di ieri per il commento appunto di Gramellini. Dice dello scarno comunicato che Autostrade per l'Italia ha ritenuto di dedicare al viadotticidio di Genova, colpisce anzitutto l'assenza di umanità, neanche un pensiero per le vittime, una frasetta raccattabile dal prontuario delle condoglianze. Viviamo tempi truci dove ogni manifestazione di gentilezza è considerata sintomo di ipocrisia o peggio di cultura, ma si pensava che i morti godessero ancora di un regime di extraterritorialità, tale da non rendere l'omaggio nei loro confronti una missione di debolezza. Ebbene, si pensava male. Quanto al linguaggio scelto dall'estensore, il quale non ha altre colpe se non quella di avere seguito un copione prefissato, appare irto di isolette, carriponte, espressioni decodificabili solo dagli addetti ai lavori, come se una tragedia di queste proporzioni fosse da derubricare a disputa tra ingegneri e non riguardasse i milioni di utenti che ogni giorno versano un obolo ai caselli di autostrade per solcare arcobaleni di calcestruzzo affacciati sul vuoto. Insomma, il commento appunto su questo scarno comunicato delle autostrade. E sempre sullo stesso argomento andiamo sul sito del Piccolo, perché appunto la tragedia ha avuto un risvolto anche triestino. Fortunatamente le due persone appunto triestine non sono morte, sono rimaste ferite in questo crollo. Il fisioterapista dell'Alma e la compagna vivi per miracolo.
Qui vediamo appunto l'articolo: Federico Cerne e Rita Gian Cristofaro viaggiavano sul ponte. Il racconto al padre del poliziotto che li ha salvati: hanno fatto un volo di circa 50 metri. Restano gravi le condizioni di lei, lui è stabile, entrambi sono in rianimazione. Andiamo a vedere l'articolo di Benedetta Moro. Ci sono anche due triestini tra i feriti del terribile crollo del ponte di Genova. La coppia era in vacanza in Liguria, dove Cerne ha degli amici di famiglia. Al momento dell'incidente, come ha spiegato al piccolo stesso Mauro Cerne, il padre del 34enne, i due triestini stavano andando a visitare l'acquario di Genova. Ieri pomeriggio, scusate, il poliziotto che ha estratto dalle macerie Federico e Rita è andato a cercare Mauro Cerne in ospedale per raccontargli qual è stata la dinamica che ha coinvolto i due giovani. L'auto con a bordo i due triestini si trovava sopra il ponte. Questo poliziotto, un ragazzo giovanissimo, una persona splendida, ci siamo abbracciati e abbiamo pianto, ha raccontato il padre di Cerne. Mi è venuto a cercare in ospedale, mi ha detto che ha estratto Federico e Rita dalla macchina che è diventata alta 1,50 m. L'auto si trovava su un tratto del ponte che è caduto in verticale e non in obliquo. Hanno fatto un volo di 45-50 metri. Sono dei miracolati perché tutte le persone attorno a loro purtroppo non ce l'hanno fatta. Secondo i primi ricordi del giovane, invece, i due triestini ieri mattina si sarebbero trovati sotto il ponte. È improbabile, aveva infatti commentato il padre, perché quella zona è un rione di periferia che non viene utilizzato per raggiungere l'acquario. Ora è comunque difficile capire com'è andata, avremo tempo nei prossimi giorni per scoprirlo. Quindi mio figlio ha confessato, è sotto effetto dei medicinali, mi ha riconosciuto, mi ha chiesto come stavo, voglio riportarlo a Trieste il prima possibile. La Gian Cristofaro, che mattinata è stata raggiunta dai parenti abruzzesi, non è ancora fuori pericolo, le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi, la donna ha riportato un politrauma, è stata ricoverata in codice rosso e operata per alcune ore dai chirurghi e ortopedici. Questa dunque la vicenda. Noi abbiamo realizzato anche un servizio il giorno stesso del crollo del ponte, con l'intervento del presidente della nostra regione, che ha espresso subito solidarietà e condoglianze nei confronti delle famiglie delle vittime. Allora vediamo il nostro servizio. Esprime tutta la sua solidarietà e l'appoggio possibile da parte del Friuli Venezia Giulia, il governatore della regione Massimiliano Fedriga, che dopo aver appreso della terribile disgrazia del ponte crollato a Genova ha rilasciato immediatamente una dichiarazione. Una tragedia che sconvolge il primo pensiero alle famiglie di chi ha perso la vita e la vicinanza ai soccorritori al lavoro in queste ore. Il Friuli Venezia Giulia è pronto a fare la sua parte. Fedriga, spiega la regione, ha sentito il governatore della Liguria Giovanni Toti e ha voluto testimoniare la vicinanza assicurando collaborazione. Il vice capogruppo regionale con delega alla protezione civile, Riccardo Riccardi, è inoltre in contatto diretto con il capo dipartimento della protezione civile. Stiamo seguendo l'evolversi della situazione, ha detto Riccardi, e i volontari della regione sono pronti a dare il loro contributo in caso di bisogno. Il crollo del viadotto Morandi è avvenuto alle 11:50 circa di oggi. Il ponte è collassato nella parte centrale, le macerie sono cadute nella sottostante via Fillac. Questo appunto quello che è accaduto, poi vediamo ancora sui siti appunto dei quotidiani. Ad esempio qui siamo sul sito di Repubblica, vediamo qualche titolo relativo proprio ancora alla caduta, al crollo del ponte. Allora, Conte via a revoca della concessione ad Autostrade, e poi la società sempre corretti, pronti a ricostruire il ponte in 5 mesi. Questa è in sostanza la sintesi del dibattito che si sta svolgendo all'indomani appunto cioè 2 giorni dopo il crollo del ponte. Poi il ministro Toninelli dice: vertici si dimettano, l'Unione Europea, Italia ha avuto molta flessibilità. Qui vediamo appunto tutti i titoli relativi a questo drammatico crollo. Cambiamo argomento, andiamo sul sito del Piccolo per invece il delitto di Gretta, l'altro argomento che ha occupato molto il giornale di ieri, e qui vediamo però gli aggiornamenti proprio
proprio sul sito. Delitto di Gretta, sottoposto a fermo Luciano Tarlao, il convivente di 90 anni. Mauro Vazzano, la vittima di 43 anni, è stato accoltellato nel sonno. L'assassino teneva il cadavere in casa da circa una settimana. Andiamo a leggere, a vedere, qui ci sono appunto le immagini del locale sottoposto a sequestro, appunto l'appartamento di Gretta. Qui vediamo appunto l'articolo, dunque, all'esito di serrate indagini coordinate dalla Procura, qui sembra appunto più il bollettino insomma, della polizia stessa, nelle prime ore della mattinata di ieri, 15 agosto, la Polizia di Stato e la sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Trieste hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto emesso dal PM titolare del fascicolo Matteo Tripani un cittadino italiano del 28, Luciano Tarlao, quindi un novantenne, domiciliato presso l'abitazione della vittima, il triestino Mauro Vazzano, 43 anni. Gli accertamenti svolti e le numerose escussioni dei testi hanno consentito di verificare come tra la vittima e l'indagato fossero insorti da tempo dissidi che sovente sono sfociati in accese liti. Ci sarebbe dunque un volto dietro la morte di Vazzano, trovato il giorno prima esanime nel suo appartamento di via Santi 7 a Gretta. La vittima, come emerso appunto in sede di ispezione esterna condotta dal medico legale, è stata attinta da fendenti al petto e alla gola mentre si trovava a letto, verosimilmente nel sonno, posto che indossava la sola biancheria intima e non sono stati rilevati segni di colluttazione né di effrazione. Il corpo giaceva supino ed era stato coperto da molti capi d'abbigliamento, non solo per occultarne la vista ma per tentare di evitare che l'insopportabile odore si diffondesse. L'ultima lite udita dai vicini di casa risale a data pienamente compatibile con l'evento delittuoso. Qui un po' con il linguaggio appunto dei bollettini della polizia si capisce insomma quello che è successo, quello che si presume sia successo in quell'appartamento nei giorni precedenti. Infatti ne dicono qui: nella mattinata dell'8 agosto Luciano Tarlao, presso una vicina farmacia, ha acquistato dei farmaci per curare delle evidenti ferite da taglio alla mano sinistra. Lo stesso è rimasto all'interno dell'appartamento, nella camera adiacente a quella nella quale si trovava il cadavere, per circa una settimana, nonostante il persistente cattivo odore che ormai aveva interessato l'intero edificio, tanto che si era reso necessario nella mattinata del 14 agosto l'intervento dei vigili del fuoco, allertati dalla polizia municipale chiamata sul posto da alcuni condomini. A seguito di sopralluogo, personale del locale gabinetto della Polizia Scientifica di Trieste reperto oggetti utili per il proseguo investigativo, tra i quali un grosso coltello da cucina con una punta e lama zigrinata occultato sopra uno dei pensili della cucina, nonché delle calzature da mare utilizzate dall'indagato con evidenti tracce ematiche sia sulla parte superiore che sotto le suole. Attese le numerose contraddizioni emerse, il PM titolare del fascicolo ha emesso decreto di fermo eseguito nel corso della notte di Ferragosto a carico di Tarlao, che dopo gli adempimenti di rito è stato ristretto presso la locale casa circondariale a disposizione della procedente autorità giudiziaria. Quindi continuano le indagini finalizzate a verificare il coinvolgimento di altri soggetti nella vicenda. Tarlao, da quanto emerso, era conosciuto nel rione di Gretta, spesso si vedeva dare da mangiare ai gatti della zona. Questa è una nota insomma in più. Qui vediamo, il caso è stato trattato anche dall'ANSA naturalmente, qui vediamo appunto il titolo: fermato coinquilino novantenne avrebbe ucciso nel sonno l'uomo che lo ospitava e poi avrebbe continuato a vivere nello stesso appartamento nonostante il crescente fetore causato dal cadavere. E la notizia è comparsa anche naturalmente su Trieste Prima. Trieste Prima, che dà conto anche della polemica di Ferragosto invece sui fuochi. Allora andiamo a vedere. Il sindaco Roberto Di Piazza: avrei voluto annullare i festeggiamenti in segno di rispetto per la tragedia di Genova, ma non si possono disinnescare le micce, ci potrebbero essere state delle dilatazioni a causa del caldo e quindi vanno fatti esplodere. Questo è l'annuncio di ieri, ha affermato appunto che avrebbe voluto sospenderli, ma erano ormai
ormai armati e quindi non era possibile farlo. Gli addetti hanno fatto sapere al sindaco, recatosi sul posto di persona, che a causa delle elevate temperature della giornata ci possono essere state dilatazioni e quindi vanno fatti esplodere. Rimangono quindi le disposizioni alla viabilità, questo ovviamente per la giornata di ieri, e le limitazioni al traffico sulle rive, quindi la polemica sullo spettacolo di fuochi artificiali della giornata di Ferragosto e dell'opportunità o meno, insomma, di farli comunque nonostante la tragedia di Genova. E ora noi ci colleghiamo invece con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Buongiorno, chi c'è in linea con noi oggi? Buongiorno, sono il maresciallo De Mola, buongiorno. Buongiorno, maresciallo Monica De Mola. Allora, qual è la situazione oggi e quali sono le segnalazioni? La situazione è assolutamente tranquilla, sia come traffico e come segnalazioni per quanto riguarda la notte appena trascorsa e anche per la giornata odierna, nel senso che probabilmente, visto il ponte e la festività in mezzo alla settimana, non sono previsti per oggi né lavori sui semafori né l'apertura di nuovi cantieri. Quindi se non succede qualcosa di particolare dovremmo essere abbastanza tutti tranquilli. Benissimo, allora ce l'auguriamo tutti, ve lo auguriamo. Comunque la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro a lei e a tutti i colleghi e buona giornata. Grazie altrettanto, buongiorno. Grazie, grazie, buongiorno a lei. E noi proseguiamo con la lettura dei giornali ancora per qualche minuto. Giornali, lo ricordo ancora una volta, oggi che non sono in edicola, questo è il piccolo di ieri, della giornata di ieri. Velocemente stavo scorrendo per vedere appunto quali sono state le notizie principali della giornata, appunto raccolti ieri dal piccolo, a parte quelle che abbiamo già aggiornato oggi con la lettura appunto del sito, quindi i risvolti triestini del crollo del ponte di Genova e poi appunto l'omicidio di Gretta. Si parlava ieri sul piccolo anche dei 24 mesi senza il tram, tra annunci, liti e lacci burocratici, un tema che fa sempre molto discutere. Il 16 agosto 2016 lo schianto tra due vetture a Conconello, nessuna ripresa in vista, manca ancora l'ok da Roma. Quindi proprio esattamente oggi sono 24 mesi senza il tram di Opicina, e allora volevamo appunto ricordare anche noi questo anniversario. Allora 730, tanti saranno i giorni domani, qui appunto scriveva ieri, quindi oggi esattamente, vissuti da Trieste senza il suo tram. 2 anni sono passati da quel 16 agosto del 2016, quando all'altezza di Conconello le due vetture bianche e blu, la 404 e la 405, si scontrarono frontalmente, 9 feriti, tanta paura, e da lì in poi l'inizio di inchieste, false ripartenze, annunci finiti nel vuoto, petizioni popolari, rinvii a giudizio, soldi, litigi, intoppi burocratici. 2 anni durante i quali il tram di Opicina, umile e glorioso lascito dell'impero asburgico che dal mare si arrampica sul Carso, così tanto caro ai triestini, forse anche per il fatto di essere nato disgraziato, come dice la canzone, non si è ancora rimesso a correre sui binari. L'ultimo capitolo di questa lunga saga si gioca tra Trieste e Roma. Tra gli uffici del Ministero dei Trasporti non è ancora arrivato l'ok per ripartire. A metà giugno il Ministero aveva richiesto un documento tecnico per definire un cronoprogramma e gli interventi necessari, documento inviato dal Comune attraverso la Regione. La risposta dagli uffici romani doveva arrivare entro la fine di luglio, ma l'insediamento del nuovo governo, i cambi ai vertici del Dicastero e il valzer dei dirigenti, tra cui proprio l'arrivo di Elisa Grande, nuova guida del Dipartimento Trasporti, che ora dovrà studiarsi il dossier, allungano ancora i tempi in attesa della convocazione di una nuova commissione. Ora siamo in attesa dei servitori dello Stato, commenta Seccato, il sindaco di Piazza. Sappiamo insomma che più volte il sindaco è intervenuto sulla questione. E poi, passeggiando tra San Giusto, il Teatro Romano e Piazza Unità, le opinioni dei vacanzieri: sarebbe stato bello andarci con i bambini. Tra i turisti in giro per la città: credevamo che funzionasse, una perdita importante per la città, un danno d'immagine non da poco, sostiene ad esempio Katia da Trento. Insomma, sono stati intervistati alcuni dei turisti numerosi in giro per la città in questo periodo.
Qui andiamo ancora a vedere, qui c'è naturalmente l'articolo, l'ampio articolo di Laura Tonero sul piccolo di ieri, sull'uccisione appunto di questo 43enne Mauro Vazzano a Gretta, di cui vi abbiamo già dato gli aggiornamenti, e qui ci sono anche le testimonianze. Era una persona gentile e molto riservata, da un po' non si vedeva, c'era solo il vecchino, i vicini scossi dalla tragedia consumatasi all'interno del complesso popolare. Gli inquirenti hanno sentito gli abitanti del condominio. E poi ancora andiamo sempre a vedere sempre per quanto riguarda il piccolo, ancora un attimo, ecco qui. Allora, c'è la questione della stazione di Rozzol, di cui ci eravamo occupati anche noi, il caso dell'immobile prigioniero del degrado, il proprietario della stazione di Rozzol pronto a vendere a chi si fa avanti. Claudio De Carli aveva puntato 3 milioni su un'operazione bloccata per un cambio di destinazione urbanistica. Questo è il caso appunto di questo luogo. Poi si dava conto naturalmente del presidio rafforzato anche sul lungomare della polizia in occasione proprio del Ferragosto, i controlli dei carabinieri al polo delle autocorriere, sempre in vista del Ferragosto, e poi anche del triestino contagiato dalla febbre del Nilo, condizioni non gravi. C'è anche un triestino tra le persone che hanno contratto la febbre del Nilo. L'uomo non vive in città, ma nella zona di Caorle, dove è avvenuto il contagio. Dopo il ricovero in Veneto, è stato trasportato a Trieste per poter essere vicino ai parenti. Le sue condizioni non sono gravi e non vi è alcun rischio di contagio in città, perché la febbre West Nile si può prendere solo attraverso la puntura della zanzara, che non è presente nella Venezia Giulia e non via contatto tra esseri umani. Quindi questo è appunto il caso di un triestino contagiato. Allora, ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo in compagnia del nostro primo ospite, sarà Corrado Tremul della settima circoscrizione di Fratelli d'Italia. A fra poco. Allora, bentornati e buongiorno, benvenuto ai nostri studi a Corrado Tremul, consigliere della settima circoscrizione di Fratelli Di Fratelli d'Italia. Grazie d'Italia. per aver accolto il nostro invito e bentornato. Intervenire da voi è sempre un piacere, un Anche onore. se oggi siamo un po' ridotti, insomma, diciamo, facciamo fino alle 9:30, insomma, la seconda parte da Ferragosto in poi, Ma non c'è un problema. po' di relax, però Un po' insomma. di relax anche per voi, però la presenza vostra è praticamente È è costante, sì, non costante, viene mai meno. quindi per cui questo è un servizio Anche stupendo che va nei confronti grazie. dei cittadini e la città di Trieste vi è grata, quindi per cui va bene, va benissimo così, va benissimo Anche così. per dare le notizie, insomma, per aggiornare sulle notizie che oggi non sono particolarmente No, belle, no, no? Insomma, abbiamo occupato buona guarda. parte della rassegna stampa a parlare di questa gravissima tragedia accaduta a Genova, il crollo del ponte, fra l'altro coinvolti anche due triestini, il fisioterapista dell'Alma e la sua compagna, che sono per fortuna soltanto feriti. Adesso speriamo che soprattutto la ragazza si rimetta al più presto. Davvero una notizia terribile, terribile, con tante vittime, insomma una No. tragedia che in tanti dicono anche evitabile, no? Quindi, Ma insomma, adesso ci sono anche le polemiche del esatto, il dopo. problema intanto cioè, lascio ai posteri poi andare a giudicare, perché fare questioni su delle tragedie immani come questa qui, obiettivamente dal mio punto di vista, le lascio fare soprattutto ai tecnici, cercando di dare un piccolo consiglio. Una cosa che non amo molto, come sempre, come lo dico, infiltrare in queste situazioni, in questo momento, infiltrare discorsi politici. È giusto dal mio punto di vista che chi di dovere, chi è un esperto, un po' mi sono informato, un po' ho sentito i commenti di varie persone, però è giusto che
venga svolta un'indagine e certo. se qualcuno, sottolineo, è colpevole di ciò, assolutamente deve essere punito, perché è inconcepibile nel 2018 trovarsi di fronte a questa immane tragedia. Vero. Poi io ho sempre una mia idea, questo sì, che le manutenzioni, noi lo vediamo anche nel piccolo, nelle circoscrizioni, vero, le nostre problematiche. Infatti. Parlo anche in questo caso di pura semplicità, se vogliamo usare il termine, quando si trova ad avere sotto le piogge gli acquazzoni, i tombini, le cavitoie che sono piene, infatti, per dire che ti provoca la pozzanghera grande, o addirittura nel caso dei fiumi, la pulizia dei fiumi. Ecco. Però questo ribadisco, preferisco che se ne occupi chi sa, e che ed è giusto nei confronti dei familiari delle vittime, assolutamente sapere il perché questo va fatto. Certo. Cercare di lasciare un po' fuori la politica. Poi sì, concludo rapidamente, è anche doveroso secondo me ringraziare tutte le forze dell'ordine, i pompieri. Verissimo. E tutti i volontari che si sono prestati a dare una mano, a cercare e naturalmente anche a salvare le vite, perché indubbiamente fa colpo il numero purtroppo delle persone decedute, però chiaramente nel male ci sono anche queste persone che sono andate da fare e hanno salvato proprio vite, fisicamente, certo, tolti fuori dalle macerie, sotto le macerie, dentro delle proprie macchine. Si sono attivati subito. Cioè, attivati davvero subito. Il governo era lì, stando alle dichiarazioni, era sul posto, presente, per cui va ringraziato, ripeto, in primis tutti quelli che hanno aiutato in questa gran brutta situazione e circostanza. E fra l'altro c'è anche una mail del signor Claudio Visintin che parla proprio di questo argomento e dice: buongiorno Dos Bucarella e Corrado Tremul, lei questa mattina ha letto il caffè di Gramellini, spiace sentire che dei responsabili Autostrade per l'Italia non una parola di condoglianze alle vittime, senza un briciolo d'umanità nemmeno per le decine di persone morte a causa della negligenza nei controlli dovuti e il loro dovere di permettere alle persone di viaggiare in sicurezza anche alla sera. In una trasmissione sulla 7, rappresentante di Autostrade, ci fa sapere appunto Claudio, non ha ritenuto di dedicare parole ai familiari delle vittime del viadotticidio di Genova. Colpisce anzitutto l'assenza di umanità, segno dei nostri tempi. Non fa difetto certamente la grande umanità di Corrado, che si spacca per i suoi concittadini. Onore al merito. Insomma, questa è una nota troppo di gentile. Claudio. E condivido, ribadisco, tanto saluto il signore Claudio Visintin, che vostro cliente, e obiettivamente ha sempre un tono diciamo pacato, però molto deciso su quello, sulle varie problematiche che si affronta di trasmissione in trasmissione quando interviene. Condivido, cioè, ripeto quello che ho detto prima, via assolutamente dal mio punto di vista. Ho sentito anche alcuni commenti da parte di politici cercare di addossare delle colpe a quello prima, quello dopo, quello che è venuto, quello che verrà. Dal mio punto di vista silenzio, è assolutamente un discorso purtroppo sociale in questo caso, e come ho detto prima anche per quanto riguarda i nostri concittadini che purtroppo si trovavano in quel giorno, un pronto recupero, e chi deve chiedere scusa, come ho detto prima, si faccia un'indagine approfondita, e chi deve chiedere scusa chieda scusa senza se, senza ma, quindi per cui se la persona, io non ho visto la trasmissione, che è intervenuta e non ha profanato nessun commento, dal mio punto di vista ci può vergognare, e quindi per cui abbia corso l'indagine, sì, scuse, chi ha sbagliato paghi. Assolutamente condivisibile. Allora sentiamo subito la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Come prima cosa mi associo
al grande problema delle vittime, dei familiari, certo, e di chi che purtroppo in prima persona sulla propria pelle senti questo problema, no? Mm-hmm. Ecco. Volevo semplicemente ringraziare Tele4, che tramite Tele4 è stato risolto il problema davanti all'entrata del bagno della lanterna, perché la pittura che ha messo la prima volta l'ha aggrattata e ha messo una seconda molto porosa, eccetera. Mi fa piacere. Eccolo. Questo in piccolo mi fa pensare stamattina, mm-hmm, che le robe di solito le viene fatte alla carlona. Non voglio minimamente diciamo così paragonare l'ingresso del Peducino al ponte, però sì, se questa chi che ha dato l'ordine di fare la prima pitturata non ha controllato, non vede che sia stata fatta una stupidata, e dopo il gradano la seconda, adesso chi, se la seconda mano se sarà andata gratis, viva lei babò, se la seconda mano e l'ha pagata è una cosa che non va bene, perché i soldini nostri gli va un pochettino messi, controllati un pochettino di più, però questo dimostra partendo dal piccolo, chiaro, e ci immaginiamo se nel grande, che purtroppo ogni tanto lo vedremo, che come che avete fatto le robe che nessuno controlla, che nessuno fa, ma sì, costa bacilli, ma sì, faremo, ah sì, se fanno male, buon, fa di nuovo, dai. Cioè, questo andare alla carlona, no? E dopo come che diceva il vostro ospite, no? Tutti i politici si impinisci la bocca, ma stavolta faremo nomi e cognomi e faremo più una luce, no? Aspettiamo quelli di Piazza de Brescia, aspettiamo quelli dell'Italia, aspettiamo quelli di Bologna, del treno de Nadal, aspettiamo molto delle robe che faccia nomi e cognomi, ma e ogni volta sarà piena luce. E dopo avremo la sfilata delle persone politiche che andrà là ogni anno, se passai 2 anni, 3 anni, 4 anni, però stavolta faremo prima luce. Ecco, se invece di farvi una luce staria un pochettino zitti e si tirasse sulle maniche e faria veramente i lavori come che va fatti, può darsi che molta gente non si trovasse nelle condizioni in cui si trova oggi. La ringrazio e buona giornata. Grazie, arrivederci, buona grazie giornata. Grazie a lei, buona giornata. Si torna sul discorso che è un po' un vecchio mio pallino che non vuole assolutamente entrare con degli esempi purtroppo pesanti come quelli che sono successi, però certo, è da tempo, da quando ho cominciato 2 anni fa ad essere, tra virgolette, diciamo, consigliere di circoscrizione, che tutti i lavori, dal mio punto di vista, e ne abbiamo avuti esempi con la cosa più, tra virgolette, banale, che poi banale non è, per quanto riguarda sia i marciapiedi, rifacimenti, uh-huh, o eventuali buche, scavi che vengono fatti, poi quando si va a richiudere il tutto, faccio un esempio, non sempre i lavori vengono eseguiti a norma, infatti, e questa è la realtà, un po' si vedono quei cavi di fibra ottica, certo, e quant'altro, no? Sono tanti piccoli esempi, piccoli di esempi per allacciarmi città, a quello, no? Che appunto, certo, diceva il gentile telespettatore, che io ho sempre chiesto, detto, insisterò sempre, che vengano controllati, ma è anche un discorso onde evitare, no? Si deve sempre aspettare che il problema si ponga, prevenire. Allora io, quando hai fatto il tuo lavoro, tanto vieni pagato alla fine dei tuoi lavori, quando hai finito il lavoro tu vieni pagato, ma prima di essere pagato io mando delle persone, sono i tecnici e quant'altro, indipendentemente, scelgono chi di dovere, la formula migliore, controllo il lavoro, se il lavoro è fatto bene tu vieni pagato, altrimenti o lo rimetti a posto e dopo verrai pagato, o altrimenti hai perso i soldi del lavoro che hai fatto. Insomma, un controllo ci vorrebbe, dal mio punto di vista, dal piccolo tutto, al grande. Sì, no? Dal piccolo al grande, come ho detto prima, prevenire non è che scopro acqua calda, prevenire è meglio che curare. Qua si parla di una tragedia, e partendo anche dal piccolo, dai piccoli disagi che possono venirne, esatto, no? Ai cittadini, parlava prima di allagamenti, può essere tanti problemi, anche
Il piccolo intervento che abbiamo contribuito a risolvere ci fa piacere, del Pedocin, no? Per esempio, questa pittura, ecco, che era scivolosa, magari poteva accadere qualcuno, insomma, quindi, esattamente, ecco, questo è un fatto di, diciamo, prevenzione da parte della, grazie alla segnalazione dei cittadini, certo, e di voi e penso e presumo della persona che era qui, che magari non so chi era obiettivamente, se ha dato da fare o l'ha comunque segnalato, però siamo sempre, ribadisco, sul discorso che prevenire, non scopro l'acqua calda, è meglio che curare. Allora, abbiamo un'altra telefonata, sentiamola immediatamente. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, signora Bucarella, e buongiorno a Corrado. Buongiorno. Buongiorno. Ah, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, Stella. Io volevo fare un attimo, chiedo scusa se torno di nuovo sulla questione del ponte, di quello che è successo a Genova. Prego, prego. Però, come dicevo un attimo fa Corrado, mm-hmm, prevenire è meglio che curare. Mm-hmm. Cioè, è inutile, adesso per l'amor di Dio, mi veramente do pianto, anche se chiedo quei fiori che sono morti. Mamma mia. Specialmente di quei bambini che il zio si venuto a vedere, mm-hmm, se era morto suo nipote, e lo aveva riconosciuto dalla balia del Spider-Man che l'aveva in auto, cioè, mm-hmm, e da lì aveva riconosciuto che era suo nipote dentro in quella macchina con tutta la famiglia. Cioè, mi veramente, mica una piccia di 7 anni, ma il medesimo in quella famiglia che ha visto sto piccio morire. Come te fa? Non lo so, mica pianto, anche se non ero mi ha coinvolto, però ciao. Allora, quando ti senti queste tragedie, specialmente nel mio caso, molto mi sta qua quando muori i fiori, no? Insomma, Dio calma, vogliamo metterci una mano sulla coscienza e cominciare a darsi da fare, a controllare tutte queste robe, gente che costruisce case dove non devi, fiumi che esonda, butta su case, cioè anche qua vi costruire case dove non devi. Per non parlare anche parlo di Muta dell'anno scorso, la vecchia che è morta a Lazzaretto che si è sola a casa. È vero, è successo qualche anno fa, ci ricordiamo. Oppure anche di quel Terenzio si è frannato sempre a San Rocco l'anno scorso con il rischio che venivano le case. Cioè qua bisogna che i politici anche locali, prima a livello nazionale, ma poi anche a livello locale, qua bisogna cominciare a vedere questa gente dove va anche a costruire. Qua a Trieste adesso si parla che vuole costruire case zone costiera. Gente carica dei bori vuole a costruirsi le case dove non devi probabilmente, in costiera. Cioè, ma come se dobbiamo prostituire qua, dobbiamo lasciare che questa gente li costruisce dove che vuoi. Qua bisogna dare un taglio qua, di costruire le case dove che se vuoi. Vero. E solo cementificare e basta. E poi anche questa storia del ponte, insomma. Io non so, ma gli era già stati avvisati che era qualcosa che non andava. Qua, secondo me, oltre che autostrade, se colpa anche la politica locale che da anni probabilmente si intascava soldi, adesso non voglio dire robe che magari non le, però sta politica al giorno d'oggi veramente, mi spero che con questo governo che sa adesso si comincia a fare di più e parlare di meno. Ecco questo. E poi anche Tremo, siete sono presidente della circoscrizione. No. Consigliere. Sì, son piccio. ma mi spero che te diventi grande anche presto, perché si sta facendo, che non dico cosa. Quindi te sono sempre in prima linea con la gente e questo lo so e lo vedo. Comunque. Grazie. Quelle persone che lavorano nelle circoscrizioni sono quelle più vicine alla gente, ai bisogni della gente. Sicuro. La gente viene da voi a battere la porta quando c'è qualcosa che non va, qualunque roba. E voi siete da tramite che fate per poi andare in comune a dire cosa c'è che non va. Quindi deve essere anche questo collegamento continuo tra la gente e voi, qualunque roba viene a dirvelo a voi. Concordo. Anche per evitare che succeda questa roba. Concordo. Buona giornata, grazie. E vi saluto. Grazie, buona giornata anche buona a te. Giornata, grazie. Buona giornata. Sì, che poi ha fatto dei passaggi giustissimi, sì. No? Perché ribadisco, perché ogni volta qua in Italia, ogni volta si deve aspettare, non è che non succedano queste cose qua anche negli altri paesi. No, per carità, insomma. Perché mancano, però abbiamo un'alta percentuale, allora usiamo questo termine qua, che bisogna
aspettare che succeda il fatto per poi porre rimedio, no? Allora concordo con quanto ha detto, anche ribadisco nella nostra piccola realtà che è la circoscrizione. Intanto in assoluto va detto una cosa, che si dovrebbe dare più potere, tra virgolette, sottolineo tra virgolette, alla circoscrizione, perché comunque è, come ha detto il telespettatore, lo specchio o il tramite, usiamo il termine, certo, più giusto, tra il cittadino, il primo, e il comune. Noi con le emozioni, inutile che mi ripeto sulla quantità enorme che ho fatto di emozioni fino adesso, ma io... È particolarmente prolifico di emozioni. Credo di detenere un record, credo, ma comunque non ha importanza. Poi ci sono tantissimi altri consiglieri circoscrizionali, sia nella mia circoscrizione, parlo per quanto mi riguarda, ma indubbiamente anche altri, nelle altre circoscrizioni ho degli amici che sono consiglieri circoscrizionali, e obiettivamente fanno una mole di lavoro buona, usiamo il termine buono per non esagerare, ricordandoci sempre che in realtà alla fin fine è un discorso di volontariato, nel senso che il gettone cosiddetto di presenza, non sto neanche a dirvi di quant'è, però uno c'è chi dice che in realtà dovrebbero dare di più ai circoscrizionali e ai comunali e meno forse ai regionali, perché c'è più lavoro, no? Più contatto con le persone. Forse sì, lascio gli altri, sì, ecco. Lascio gli altri esprimere un proprio giudizio. Quello che posso assicurare è che la gran parte del lavoro viene fatto volontariamente, viene fatto perché uno obiettivamente gli piace, perché spende del suo tempo ed è giusto, sottolineo, ed è giusto che sia così. Io più che un discorso remunerativo direi più un tanto un snellimento per tutto quanto che riguarda le procedure tra virgolette burocratiche, auspico, e sicuramente più potere decisionale anche magari su problemi che, come ho sempre detto, per tanti sì, è il buso in strada, no? Che però quel buco alle volte, anche in questo caso, certo, se uno ci va dentro col piede può farsi male. Se uno ci va col motorino può farsi male, può creare dei problemi non tanto piacevoli in futuro. Allora, questo sì, concordo con lui. Poi mi riallaccio di nuovo a un grosso in bocca al lupo, che non so se ho detto appunto ai nostri concittadini, di un pronto, certo, recupero in questo caso, alla ragazza che fa la... che è nello staff dell'Alma, no? Dell'Alma, giusto, sì, preparatrice, lui è no? Lui ah, lui, eccolo, il preparatore, sì, un pronto recupero. E concludo questo passaggio, che così poi ne parliamo di altro. Devo dare un saluto anche a mister Nino Caricati, purtroppo, le condoglianze alla sua famiglia, e anche alla famiglia di Diego, che non c'è più, le mie sentite condoglianze, che si uniscono a tutte i familiari delle vittime di quel gran brutto disastro del ponte. E ci uniamo anche noi sicuramente alle condoglianze. Allora abbiamo un'altra telefonata, poi leggiamo anche qualche mail che interviene sempre su questo argomento. Allora, pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Sono Bucarella, buongiorno. Buongiorno Marco. Prado, sono Marco. Ciao Marco, buongiorno. Buon agosto. E Tremul sempre praticamente attivo. Tremul c'è, ma dà fastidio. Sì, beh, ma Tremul c'è, mi sembra un bel slogan, ma è la verità. Grazie. E, signora, vado veloce perché... Prego. Va Marco, va. Gli abbiamo mandato alcune foto, sì, tramite l'email, perché ieri nella tarda mattinata sopra Miramare c'è stato di nuovo una moria, diciamo così, di multe. E da quello che sappiamo per certo,
hanno aspettato che le macchine fossero posteggiate proprio sopra Miramare, parliamo di, della strada costiera. Sì. Hanno aspettato che le macchine si mettessero in parcheggio, poi quando tutte le macchine sono state appunto parcheggiate e gli utenti, gli automobilisti se ne sono andati, sono arrivati più veloci della luce, quatti quatti, e hanno fatto il pieno di multe. E, diciamo, al di là della considerazione di Ferragosto, poi qua ci dicono, ci scrivono sul sito che è giusto, bisogna pugno di ferro, e vorrei ricordare che insomma, oltre a tutti questi triestini che se ne vanno, maledetti loro, a prendersi una giornata di sole magari con la famiglia, e quindi bisogna punirvi anche nella giornata di Ferragosto, c'erano anche tanti turisti, abbiamo sentito con le nostre orecchie, perché eravamo là, perché comunque diciamo, c'è tanta gente di San Giusto che voi non conoscete, hanno detto che non torneranno più e queste cose qua. E ripeto il concetto che se bisogna fare pugno duro, bisogna farlo in tutta la città, non è possibile praticamente che la strada costiera e il bivio di Miramare sia oggetto di pieno da parte dei due comuni di soldi, perché qua andrà a finire che la gente non andrà più, perché come già detto sul sito, ma io l'ho tagliato per non far polemica, a questo punto qua se io devo prendere la seconda multa me ne prendo e vado oltre, come stanno già andando tantissimi testini nel campeggio a Tancaran, ci sono tantissimi testini che venivano a Sistiana eccetera, il commento era almeno qua c'ho un parcheggio, mi riveriscono e con i 40-50 euro della multa mangio, bevo e sono liberido. Per cui non so come sia Sistiana andato le multe, ci dicono di sì. Se va avanti questa storia sarà, pian pianino ci sarà la desertificazione del territorio, nel senso che Sistiana e Miramare, il bivio di Miramare, diventeranno oggetto solo, saranno proprietà solo di coloro che hanno comprato le ville e poi praticamente di tanti anziani, giustamente, che arrivano alle 8 di mattina e prendono quei pochi posti disponibili. Non vado avanti con la polemica, però darle multe anche il 15 di agosto, evidentemente poi in città non si trovava un vigile. La seconda cosa, qua chiudo, e abbiamo pubblicato sul nostro sito, perché lo possiamo fare, ci siamo informati, perché è pubblica, le prime tre pagine della graduatoria ATER definitiva. C'è da dare un'occhiata, c'è da farsi un pensierino, perché ci sono tutti i nominativi, non abbiamo fatto commenti perché non vanno fatti i commenti, però evidentemente noi sappiamo che tra tanti di questi fortunati ci sono anche persone che non hanno figli, oppure hanno solo un figlio, hanno praticamente un ISEE per un zero, e qualcuno di loro, da quello che ci hanno detto, perché qua comincia a esserci la delazione, ma giusta, lavorano, hanno fatto autocertificazioni farlocche in cui hanno scritto che avevano 10 bambini, adesso la butto così, queste cose qua, e abbiamo dall'altra parte, ci continuano a scrivere, eccetera, famiglie con tre figli e con ISEE bassissimo, triestine da anni, ma adesso sta triestina, residenti sul territorio, che sono arrivati al medesimo posto. Dulcis in fundo, stamattina abbiamo anche una segnalazione di un utente che ci hanno detto per favore parlate anche dell'invasione di blatte che sta avvenendo nei condomini dell'Ata. Pane per i denti per Corrado, a cui vi auguro un bel Ferragosto anche lei signora. Ciao Corrado, continua, combatti per noi. Vabbè? Grazie Marco. Ciao Marco, grande. Un abbraccio e saluta a casa il gruppo San Giusto. Ecco. Sempre molto attento Marco. Ma Marco sì, no? Alla, cioè, inutile, è una persona comunque che trasmette le sensazioni, le opinioni, i fatti, che la gente, come succede a me, poi affronteremo il discorso dell'ATER, io viaggio sempre una ventina, trentina di messaggi più o meno al giorno inerenti a questi tipi di problematiche, non ogni giorno ma diciamo molto spesso, tanto per essere preciso. E ha detto una realtà, voglio solo un piccolo passaggio sul discorso delle multe. Marco ha chiuso il suo discorso con una frase giusta. Allora, se pugno di ferro si vuole fare, se lo fa nei confronti di tutti, cioè vuol dire su tutto il territorio di Trieste. Io personalmente non ho idea da chi parte questa iniziativa, no, io non so, sono troppo piccolo, come ho detto prima, come consigliere
circoscrizionale, però condivido le problematiche e gli esempi che ha posto Marco e non voglio, non, sicuramente non è una cosa che fa piacere. Poi dico solo una, chiudo, il 15 di Ferragosto. Ecco, quindi Ferragosto. Lascia il dubbio così. Così, quindi allora, per cui Marco, e poi parleremo dell'ATER, che anch'io esatto, un po' di notizie, di purtroppo sì, il solito di notizie. Infatti, quella di Marco mi sembra anche particolarmente grave. Allora ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. A fra poco. Bentornati in diretta Sveglia Trieste, allora siamo in compagnia di Corrado Tremul di Fratelli d'Italia e prima della pubblicità il signor Marco ci ha parlato sia della questione dei parcheggi e delle multe di Ferragosto in costiera, sia delle segnalazioni per quanto riguarda l'ATER, no? Gli appartamenti ATER. Ma guardi, allora nel discorso dell'ATER adesso vedo che tanti esponenti politici cominciano a parlarne sempre più spesso. La realtà è che è un problema datato da molto tempo. Noi allo sportello del cittadino, da quando abbiamo aperto, oggettivamente, oltre, come ho detto prima, messaggi personali che mi arrivano con segnalazioni dei più svariati tipi di problemi, è un problema annoso. È un problema annoso che va, per esempio, in questo caso va di mezzo alla salute, cioè qua si parla, no, di quanto è stato detto, riferito da Marco, che rientra un po' nel discorso che andava anche con i topi, per esempio, no? Esempio. O con le pantigane, ha detto in triestino, sì. Che abbiamo avuto segnalazioni tantissime, svariate in svariate zone. Parlo della mia circoscrizione, poi seguendo la trasmissione si sa che è un problema che non riguarda città, solo certo, la settima, ma veramente la città in generale. Queste sono tutte uno dei tanti problemi che ci vengono segnalati. In questo caso direi che anche là, torniamo sul discorso di prima, prevenire è meglio che curare. Le manutenzioni in generale, qualsiasi sia la problematica, devono essere fatte, perché ti possono evitare in futuro spiacevoli problemi. Poi l'ATER è un discorso molto lungo, io ho detto dovrei venire qua a fare una trasmissione veramente dedicata ad hoc della problematica, perché indubbiamente avrà messo sul sito, anche è possibile vederlo, ha detto Marco di Son Giusto, però se lo può anche vedere tutti i cittadini, oltre al sito che ringrazio, perché è un bel sito di Son Giusto che espone, come ho detto prima, le problematiche che interessano alla nostra gente, e obiettivamente c'è un problema a livello di calcolo, di punteggio, famiglie italiane, triestine che vengono sorpassate, il problema grosso, ha fatto bene anche Marco a dirlo, ad esempio, cerco di essere veloce, certo, si permetta, è il discorso delle autocertificazioni, ma ecco, che autocertificazioni? Io ho esempi, io ho anche qua nel telefonino, perché quando parlo, io generalmente, anzi diciamo sempre, ho sempre le prove, certo, no? Casi concreti ho dentro la documentazione nel telefonino, dove che le autocertificazioni non sempre, ma una buona parte, non rispecchiano la realtà della proprietà che ha la persona che viene da fuori dall'Italia, che sia da un anno, che sia da due, che sia dall'Europa, non cambia niente. Le autocertificazioni vanno abolite, devono essere fatti i controlli. La certificazione è un pezzo di carta dove scrivo sopra quello che voglio, quello che ritengo, quello che potrebbe anche essere vero, ma sempre un pezzo di carta rimane. Chiaro. E soprattutto autocertificazioni. Quindi per cui stop alle autocertificazioni, devono essere effettuati dei controlli, devono essere assolutamente rivisti le normative del punteggio per quanto riguarda le graduatorie, perché qua era un esponente
se non erro, del PD, adesso non mi ricordo il nome, che comunque lui ha detto sì, ma già con la giunta Tondo dava delle avevate verso il telespettatore che ha chiamato dando un colore politico sempre per l'ennesima volta, no? E che 5 anni poi la Cassazione, ricorsi e l'hanno annullata. Allora, cari signori, io l'ho detto qua già una delle prime volte che sono intervenuto in trasmissione, esistono regioni che hanno i parametri per quanto riguarda la documentazione, i punteggi e gli anni di residenza sul territorio differenti da quella che è a Trieste, e l'ho detto e lo ripeto, e sono non al 100%, al 200%, non mi si può smentire, tanto è vero che non l'ha fatto nessuno, neanche quando chiamavo qui, certo, per porre la problematica. Allora, bisogna, dal mio punto di vista, intervenire. Cambiare per quanto, questo, sì, insomma, intervenire. Certo. L'ater, come ha detto un telespettatore, che adesso mi sfugge il nome, rivoltarlo come un calzin. E aggiungo anche a livello umano e personale, perché quando ti trovi davanti la persona, e dopo dire una cosa di Bruno, sì, che ho seguito anche la problematica sua, che hanno ragione nelle dal case, mio punto di vista, certo, le case di via Margherita, Donatella, poi farò un passaggio veloce, sì, bene, anche il lato umano, perché la persona può avere anche torto, può essersi dimenticata di consegnare un ISEE o la documentazione, magari non è precisa, ma allo sportello, certo, allo sportello, alla telefonata, io ho sempre detto umanità, chiaramente educazione per educazione, chiaro, in assoluto, ma se mi trovo, specialmente come mi vengono a raccontare scene e commenti delle persone anziane che hanno avuto a che fare con le varie, diciamo l'ATER, no, in generale, senza andare a indicare il perché, anche se ho degli esempi anche qua, allora è umanità, io non chiedo altro. Allora, sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno. Ah, è pronto, buongiorno Bruno. Ecco, l'abbiamo citato. Buongiorno Bruno. Non si è studiato. Non vi siete messi d'accordo. Ah no? Ma come? Ti dovevi chiamare 5 minuti fa. Allora, Tremul, sì, il problema è questo, no? Il problema è questo, sarò brevissimo. Il problema è sociale. Esatto. Problemi sociali, problemi umani. Ormai non sei più roba umana, l'umanità è stata, la parola umana è stata sostituita dal mercato. Adesso noi siamo mercato, quindi il concetto è, non è più i valori umani, pensare alla persona cosa che la pensa, se trova mal, questo il disagio, no? Ecco, non c'entra, quasi, chi che non ga, appunto. Perché? Perché siamo la società dei consumi. Allora la gente non guarda più le persone come persone, dici se devi fare così e non mi interessa, se non te hai i requisiti te butto fuori. Quindi questo è il discorso, no? E dopo c'è questo. Il problema è sociale e il problema è politico, ecco. Allora, come che aveva detto che era di nudo Polidori, no? Mica che avevo detto, la guardi che la politica non devi accontentare questo o quel desiderata, no? Ecco, devi fare il bene comune. Esatto. Il bene comune che non vuol dire accontentare questo che fa un'istanza, quella. Se questa istanza è come bene comune, ben venga. Ecco, quindi questo si sposa mai come con tolleranza zero. Quindi la tolleranza zero, come che ti ha detto te, la devi essere fatta in tutta la città, no? Non può essere fatta di una parte e dell'altra. Però a monte cosa c'è? C'è una soluzione politica che i politici dovevano prevedere, che sarà troppe macchine in una città, che saremo sommerse, come che c'è di Milano, Torino, addirittura l'Europa, le città inquinate di Torino, Milano, Roma, addirittura fica delle multe, no? Perché c'è inquinamento atmosferico per le macchine, dopo c'è anche la ferriera, ecco, e quindi che c'è un problema che va avanti da anni, no? Non c'è questa amministrazione, c'è i politici che noi galloccio lungo, che noi risolvi alla lunga i problemi, e noi adesso stiamo andando sempre più in sotto, no? Adesso solo velocemente, quindi no, la politica non deve accontentare, deve fare il bene di tutti, il bene comune.
Ecco, il bene comune non esatto. vuol dire accontento quel perché ho di andare a barcola, quindi chiaro. Mi metto in divieto di sosta. Non può essere questa storia, no? Uh-huh. Ecco, come che ha detto quella, non so qua, per esempio, cioè, temo il giardino qua di strada di Guariele, amico detto, guardate, delle frequentazioni. Uh-huh. Ebbene, se temo così, quelle persone si spostano. Vuol dire spostare il problema delle frequentazioni, che ad esempio che tiene anomale, in un'altra parte. Bisogna risolvere la questione di queste anomalie, no? Certo. Quindi il concetto è più sociale, no? Adesso c'è mercantilismo, ecco. Dopo volevo dire, per quel che riguarda il ponte che si è caduto, no? Allora, qua, dopo che ho fatto qua per Nifriuli addirittura che ha detto che tempo in Drio io avevo fatto un ponte che si è crollato in sede di collaudo. Adesso mi faccio un panorama, no? Di che università oppure di che si viene fuori gli artefici maya che gli ha fatto la città di Machu Picchu? Allora, di che università si viene fuori le maestranze che ha fatto l'acquedotto romano, le strade romane, oppure le piramidi? Ecco, non so, beh, quella gente là che aveva l'università, non so, quelli che ha fatto quei grandi monumenti di cui l'Italia, dei romani, dopo 2000 anni, addirittura dopo 2000 anni, che vengo lì affreschi nelle tombe, che ancora i colori vivi, mentre qua le facciate dei palazzi, dopo 2 anni che si è pitturate, bisogna rifarle di nuovo perché si scrosta. Cioè, la capisci? Quindi chiaro, chiaro. Il concetto è, se ha dimenticato il problema sociale della gente, quindi adesso è aum. Dopo per quel che riguarda, chiudo subito, i sì. controlli. Se tutto scritto, la gara d'appalto si fa in questa maniera, e bisogna fare il capitolato, roba. E abbiamo scoperto che con tutte queste regole si è fatta la corruzione. E offerte in busta chiusa, tutti sanno quelle che sono le offerte al ribasso. Quindi c'è qualcosa che non funziona nel costume, i costumi si crollati, non c'è più rispetto per nessuno, qua c'è chi se la fica, se la fica. Quindi questo è il discorso, e il popolo si è abbandonato a se stesso, essendo abbandonato reagirà di pancia, e quando che reagirà di pancia sarà ghigliottina per tutti, questo è il concetto. Grazie Bruno. Suo intervento, buona giornata, insomma condivide quello che ha detto Bruno. Ma beh, assolutamente sì, a posto degli esempi, io ripeto, anche ha detto da quale università, no? Sì. Vengono fuori che erano ad esempio le piramidi, gli acquedotti durante il programma, le strade, ma anche certo. nei tempi, anche seppur lontani, nel tempo addietro, comunque ci sono degli edifici fatti nei periodi storici ben precisi, o anche addirittura ricostruzioni, allargamenti, mm-hmm. oppure proprio la nascita di nuove città, mm-hmm. perché l'Italia, chiaramente io mi riferisco in questo caso, ma in un periodo storico ben preciso, però anche dopo ci sono delle cose che, come ha fatto l'esempio prima, si pittura, dopo 2 anni si scrosta, e ci sono invece delle che magari non sono magari puliti, però la pittura, detto in Triestin, rimane. Mm-hmm. Allora io non volevo entrare tanto nel merito, come ho detto prima, perché lascio ai tecnici, però che analizzeranno il problema, però questa è, che dice Bruno, è una realtà. E concludo sul discorso di Via Margherita, allora, per porre l'esempio sempre sul discorso umano, no? Mm-hmm. Allora, premettiamo che intanto c'è stata già una sentenza da parte di questi, tra i cittadini di queste case di Via Margherita, e prima con un discorso del passaggio della regione, la regione che regala all'Atere e quant'altro, però c'è già stata una sentenza. Adesso chiaramente si deve andare stanno aspettando un'ulteriore sentenza di conferma che dà ragione ai residenti delle case, ma che è una cosa da non poco. Intanto, mi ripeto, già la prima ha dato ragione, no? Con tanto di Cassazione. Lasciamo stare. Tu cosa fai? Non sei in possesso ancora. Bisogna attendere se verrà sconvolta quella che è stato il primo giudizio, secondo, indipendentemente. Al momento però non sei proprietario. E tu, mi riferisco all'Ater, certo. mandano
a casa, vanno a battere le porte, vogliono che firmino questo contratto. Il discorso era qui, c'era Camber, se non erro, che ha detto intanto firmate, ha detto con delle specifiche che sarebbero le lettere aggiuntive che si possono fare o delle integrazioni durante la scritta, durante la firma. Io questo non sono un avvocato e lascio che la formula migliore gli venga consigliata a queste povere persone, ma tu vai addirittura a consegnare della posta o a cercare persone, tipo l'esempio che ha detto Bruno e me l'ha raccontato, che premetto non è che ci frequentiamo battuta prima, come dicevo prima, io e Bruno ogni giorno, no, ho avuto il piacere di conoscerlo, ma non è che ci vediamo ogni giorno, però mi ha raccontato questa storia, una persona che ha 90 anni in casa di cura con una brutta sull'arto, la mancanza dell'arto, ecco, boh, mi dispiace, ma tanto non faccio nomi, no? E tu vai là a fare pressione a questa gente qua. Io ricordo che in queste case l'età minima va dai, c'è qualcuno più giovane, però si va fino a 90 anni, è molto molto alta, e tu non sei ancora, ripeto, non hai ancora una carta in mano che ti dice che tu sei il proprietario dell'ATA nei confronti di questi residenti, e tu vai a bombardare la gente, persone anziane, creandogli mille problemi, ma si mettono nei panni della persona che ha 70, 80, 90 anni, oddio, come è stato detto, cosa faccio, dove vado, adesso senza casa, questi affitti non riesco a pagare. Allora, come ho detto, tanto, finché, dal mio punto di vista, finché non viene messo nero su bianco una volta per tutte, con tutti i ricorsi e controricorsi, cioè cosiddetto definitivo per la vita, che è quello che il giudice deciderà, calma, silenzio e rispetto per le persone anziane. Chiarissimo. Allora, prima di passare alla prossima telefonata, volevo far vedere intanto alcune foto che ci ha mandato Son Giusto, Marco di Son Giusto, come aveva detto, insomma, le multe di ieri appunto nella zona di Barcola, questa è una, poi c'è anche questa, ne ha mandata un'altra, ma c'era la targa, allora non la facciamo vedere. Okay. Allora, poi volevo leggere anche qualche mail. Dunque, il signor Giovanni ci scrive, se ci sarà un colpevole riferito al ponte, se un ponte viene giù deve esserci un colpevole, poi non stare in silenzio, tutte le tragedie in Italia sono rimaste in silenzio, che sia polemica e qualsiasi cosa, ma non il silenzio, pessima figura, dice il sindaco ieri sera con i botti, poteva evitarli, insomma questo è il parere appunto del signor Giovanni. Poi buongiorno alla signora Laura, signor Corrado, vorrei far notare che buona parte dei ponti risultano con criticità, ci scrive Flavio, si prevede una forte chiusura di strade. E ancora, sempre sullo stesso argomento, Francesco scrive, per lavoro percorro la GVT diverse volte al giorno, i giunti di collegamento in sopraelevata presentano scalini, soprattutto in corsia destra, quella dei camion, ogni tanto mettono un rattoppo di catrame e basta. Essendo ANAS piena di debiti, siamo sicuri che facciano i controlli? Il dubbio è legittimo, insomma, dopo quello che è successo a Genova. E poi... invece Claudio ci scrive, buongiorno, vorrei un commento sulla frase della Grim che non gli è piaciuta evidentemente, a Servola bisogna riparare i marciapiedi. Queste alcune delle mail, poi ne leggiamo anche delle altre. In realtà anche Maria Luisa esprime cordoglio per le vittime di Genova e poi dice, pongo il quesito al vostro ospite, una mia conoscente piuttosto anziana è proprietaria di un appartamento in una casetta di due piani con giardino, al piano terra di proprietà del comune, da un anno è sfitto, davanti a questo appartamento c'è un giardinetto che non viene curato da nessuno e si riempie d'erbacce soprattutto in estate, la signora non sa a chi rivolgersi e quindi può diventare covo di insetti e altri animali che potrebbero invadere anche la parte sua di proprietà, per cui ha provveduto di tasca sua questo servizio ed è già la seconda stagione, potrei avere un'indicazione su come avere un rimborso e a chi richiedere eventuali interventi futuri anche per motivi igienici, pensavo di rivolgermi alla circoscrizione di competenza, dice Maria Luisa. Intanto concordo con l'email che hanno detto prima i vari telespettatori, soprattutto ricordo sempre Striscia Notizia che va in giro per l'Italia, di ponti e strade, come ho messo anche su Facebook, ne hanno scoperti in quantità industriali, ed è vero che non più tardi di ieri in un servizio, ripeto,
ho seguito parecchio questo problema, ma non voglio esprimere giudizi perché amo parlare di quello che so. Però tra uno degli intervistati su una trasmissione aveva fatto un conto che, se non erro, comunque di diversi milioni di euro in prospettiva futura, perché ci sono, come ha detto in questo caso la persona che ha scritto l'email, ci sono diverse realtà critiche e per quanto riguarda la nostra sopraelevata c'è un discorso un po' ogni tanto viene giusto, viene messo rattoppato, però anche ricordo, devo essere sincero, quando c'è stato l'intervento grosso con i pilastri di fronte, tanto per capirci, le torri d'Europa, i nuovi tiranti, che è, in questo caso è un discorso preventivo chissà se non veniva fatto, usiamo il termine, io ripeto, sono ignorante. Per quanto riguarda la signora, non so in che circoscrizione che lei, chiaramente la Anna Maria, Maria Luisa, chiaramente vada intanto in circoscrizione, questo sì, non so qual è la sua zona di competenza, non ho il numero, altrimenti la potevo anche chiamare io, però se io non ho capito male, il terreno è un terreno comunale. Esatto. Se il terreno comunale, per quanto riguarda lo sfalcio in questo caso, deve essere fatto a carico del comune. Se, però ribadisco, perché tante volte le persone non sanno, anch'io l'ho scoperto dopo, da quando sono entrato in circoscrizione, cosa succede? Succede che uno lo dà per scontato che quel terreno è del comune. No, magari si viene a sapere che era della provincia, poi faccio l'esempio a Borgo, poi è andato alla regione, ora dovrebbe andare al comune, oppure addirittura è privato. Chiaro. Allora, chiami la circoscrizione, comunque, per non sbagliare, una telefonata in comune cercando i servizi Aria Verde, e si va e si pone la domanda dando l'indirizzo e chiedendo di chi è la competenza, e in questo caso eventualmente anche, come no, richiedere un rimborso se nessuno è mai passato. Chiaro. Certo. Allora, subito la prossima telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Sono arrivata, buongiorno. 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 Che parlasse Bruno. Volevo agganciarmi sia a quello che ha detto Bruno e quello che ha detto il signore primo per la prevenzione. Sì. Io volevo dirle una cosa che è capitata a me. Io ho preso in affitto una cosa che non era norma. Però questo furbetto ha sempre, tutte le volte che veniva fatti i controlli, che veniva detto potevi fare questo e questo, lasciava sfitto e trovava un altro. Difatti la visura camerale è stata depositata in comune incompleta. Queste persone sono furbe, perché da piccolo che è questo, aveva un giro di artigiani, tecnici, doppio lavoristi, perché sono venuti a testimoniare, senza che la ditta li abbiano mandati. Bene, l'avvocato suo ha dimostrato che invece sono io che ho rotto tutto, che ho fatto tutto. Perciò la prevenzione è quello che ho messo anche su internet, quando hanno iniziato i politici a far polemiche per questo crollo di Genova, però è fermarli prima, controllare prima, vedere prima, fermarli prima, perché da piccoli diventano grandi e dopodiché hanno ancora avvocati più grandi e qua chi le finiscono per aver ragione e non ci sarà nulla da fare. Chiaro. Quello è il guaio, la prevenzione è prima. Grazie, buongiorno. Grazie, grazie a lei, buona giornata. A lei, condividiamo signora. Continuiamo l'argomento, ed è giusto, e come ho detto prima, prevenzione, chi ha sbagliato paghi, non vada a finire dimenticatoio come queste e altri purtroppo situazioni analoghe, problematiche analoghe, e prevenire, anche perché ricordo che, stando sempre a un super tecnico in una trasmissione nazionale, lui ha detto che mediamente questo tipo di strutture hanno un tempo. Dopo, quando si va oltre questo tempo, bisogna prestare molta attenzione. Certo. Allora, il tempo in questo caso indicato da questo tecnico, ingegnere e quant'altro, era di 50 anni. È stato fatto nel 67 e quindi ognuno i suoi conti di matematica, io ero sempre fuori della porta, e obiettivamente cerco di sdrammatizzare, però
torniamo sempre al discorso di prima, prevenire è meglio che curare. Allora, ancora velocemente, il signor Marco ci scrive: avete notato che solo la costiera è diventata strada regionale 14, come mai il resto della statale 14 no? Non lo sappiamo. Poi c'è anche Giorgio che ci chiede l'indirizzo internet del sito di Son Giusto, è in realtà un profilo Facebook, no? Esatto, è su Facebook, lo trova su Facebook, clicca Son Giusto e le viene fuori Son Giusto. E poi ancora punteggio Ater, buongiorno, una domanda: attesa a casa Ater da 8 anni, 2 figli, uno studia, l'altro lavora, io disoccupata ISEE 9.000, sfratto eseguito a giugno. Mi chiedo e domando come mai ho preso solo 1,5 punti, quindi ho 11 punti e millesima in graduatoria, quando ci sono persone che arrivano a 21 come punti. Grazie tante a lei, suo ospite che stimo tantissimo. Ci scrive Emanuela. La ringrazio, e sempre devo essere veloce. Certo. Questo rientra, come ho detto prima, nei tantissimi casi dove il punteggio non corrisponde alla vita sociale delle famiglie. Abbiamo persone con handicap, e le abbiamo avute in trasmissione, telefonate, esatto, che vero, chiedono di un punteggio basso. Faccio l'esempio anche dei cambi, dove ci sono famiglie che vivono con 2 figli, 3 figli in appartamenti piccoli, e ci sono appartamenti liberi o eventualmente da più poter grandi, intercambiare, certo, no? Tra la persona che rimane sola magari l'anziano, per l'anziano, che certo, magari anche a livello di costo economico andrebbe bene. Andrebbe, cioè, voglio meglio, dire, certo, l'ATER deve essere rivoltato come una calza, mi si consenta, perché penso che abbiamo pochissimo ormai, quindi, sì, per cui in velocità, abbonamenti a Triestina, invito tutti i telespettatori, abbonamenti a Triestina per piacere, che l'Unione se l'Unione, poi domenica 26 finalmente al campo Costalunga verrà fatto il Memorial Gianluca Fiori, ecco, e poi niente, un saluto, grazie ancora dottore, un grande abbraccio, un saluto a tutti i telespettatori. La strada è lunga e tortuosa, ma uno che combatte alla fine ce la può fare. Grazie, con questa bella frase concludiamo questa prima parte. Bene, sì. Allora, ringraziamo Corrado Tremuli per essere stato con noi. Grazie questa mattina. Voi. Fra poco avremo ospite in studio Laura Litteri, assessore comunale all'ambiente del comune di Muggia. A fra poco, arrivederci. Un saluto, grazie. Torni Bentornati in diretta, allora diamo subito il buongiorno e la bentornata nei nostri studi a Laura Litteri, assessore comunale all'ambiente di Muggia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno e bentornata. Allora, stavamo parlando così fuori onda del problema naturalmente della raccolta dei rifiuti a Muggia, però volevo partire con una notizia di cronaca, no? Perché c'è stata Goletta Verde nel fine settimana. E anche insomma prima di Ferragosto hanno presentato i dati, e per quanto riguarda Muggia è emersa una criticità particolare. Sì, purtroppo sono 8 anni che Goletta Verde fa il prelievo a Muggia. Premetto che lo fa in un punto in cui c'è una foce di un fiume, del Fugnan, quindi non è assolutamente una zona balneabile, però questo punto è sempre al di fuori dei, inquinato, sì, al di sopra dei livelli ammessi. Quest'anno, quando Legambiente mi ha chiamato e mi ha detto dai, veniamo a fare l'ultima tappa, la veniamo a fare a Muggia, io ero molto contenta, perché ho detto forse quest'anno finalmente avremo una bella sorpresa. Sì. Perché, e proprio tra l'altro mi ricordo qui in questa trasmissione, un signore quando ero qui l'altra volta mi aveva chiesto come siamo con quella situazione, ho detto guardi, stanno per partire dei lavori, Acegas farà dei grossi lavori per risistemare la situazione fognaria di quella zona. Infatti i lavori sono partiti il 19 di febbraio, sono stati impiegati 260.000 euro, quindi dei lavori piuttosto grossi, però il cantiere praticamente non è ancora completamente chiuso. Goletta Verde ha fatto il prelievo il 4 di agosto e Acegas ha detto che il tempo non era, cioè non c'era stato abbastanza tempo perché la situazione cioè le acque si pulissero. Tanto è vero che ARPA, che ha fatto poi il dosaggio qualche giorno dopo, ha trovato dei livelli di coli fecali 10 volte inferiori a quelli trovati da
da Goletta, quindi noi siamo fiduciosi, soprattutto a Cegas, fiduciosa, chissà cosa ha fatto, cosa ha trovato e cosa ha sistemato, che questa cosa, questi lavori risolveranno sicuramente la situazione. Insomma, per cui io spero, a questo punto rimandiamo fra un anno, quando Goletta tornerà, e finalmente spero vedrà che ci toglieranno questa bandiera nera, che non è piacevole, anche se, ripeto, tutto il resto della zona di Muggia è balneabile, diciamo, è a livelli ottimi, quindi, come peraltro ARPA ha dato proprio in quella sede i dati di tutta la nostra regione, dove sono tutti livelli buoni, anzi, l'ha detto, ottimi, tranne due punti buoni, tutto il resto è livelli ottimi. Benissimo. Allora, quindi si può fare il bagno in sicurezza. Si può fare il bagno in sicurezza, i turisti possono venire a fare il bagno da noi, che l'acqua è bella, e ce ne sono bella tanti. E pulita. Poi ne parleremo magari. Allora, abbiamo una telefonata, sentiamola subito. Pronto, buongiorno. Pronto? Chi c'è in linea? Pronto, buongiorno. Forse è caduta la linea, mi comunicano. Allora, c'è anche una segnalazione che forse era riferita all'ospite precedente, però la leggo comunque. Volevo segnalare, ci scrive Donata, il degrado del giardino di via Benussi e di via Corelli. Ho scritto in comune, si parla di siccità e che la ditta per la manutenzione viene due volte alla settimana. Assolutamente non vero, dice Donata. Insomma, segnaliamo anche noi questa situazione del degrado del giardino, appunto, di via Benussi qui a Trieste, insomma. Qui è una delle segnalazioni. Muggia, non mi risulta di avere un giardino, perché anche ovviamente anche a Muggia il problema del verde è un problema. Verde pubblico è spesso problema, anche oggetto delle telefonate, anche per quanto riguarda non Muggia. Non è semplice, ma anche da noi, insomma, non è semplice. Io poi tra l'altro sono anche assessore al verde urbano. Essendo all'ambiente, no, ambiente, verde urbano, diciamo che non è, la pianificazione è complicata, perché ovviamente il verde va fatto in quei 3-4 mesi, quando c'è l'esplosione, e quindi su territori ampi, con tanti giardini, fortunatamente, insomma, i parchi, uno dovrebbe avere una squadra di 20 persone ogni giorno sul territorio, il che non è, per cui ovviamente si fa in tempo a tagliare, che magari poi piove, eccetera, dopo 2 settimane bisognerebbe già tagliare di nuovo, quindi quello è un lavoro veramente ingrato. E per cui c'è sempre qualche zona, per quanto uno faccia, ci sarà sempre qualche zona purtroppo che non è stata fatta in tempo. Infatti, e quindi però diciamo anche noi abbiamo a Muggia, come credo anche mi interrompa prego, come anche credo a Trieste, come tutti i comuni, c'è il sistema delle geosegnalazioni, per cui se una persona vede che la zona intorno a casa sua o il giardino vicino a casa sua è incolto, magari lo segnala, così uno sa che magari dà la precedenza a quel giardino piuttosto che un'altra zona. Quindi si può fare anche così. Si può fare così, certo. Noi utilizziamo molto le geosegnalazioni a Muggia. Ottimo, allora poi parleremo anche naturalmente, appunto, di raccolta differenziata, le chiederò come sta andando, insomma, questa nuova modalità di raccolta porta a porta, che tante segnalazioni ha causato anche qui a Sveglia Trieste. Volevo intervenire sempre su un fatto di cronaca, insomma, il fatto di Genova, il crollo del ponte, in qualche modo ha riportato anche nella prima parte di questa trasmissione alla memoria anche qualche telespettatore, la memoria di quello che è successo a Muggia qualche anno fa, i crolli, appunto, della zona costiera, insomma, in cui era morta anche una signora, lo ricordiamo, la tragedia. Adesso la situazione a Muggia per quanto riguarda, appunto, il dissesto, insomma, così idrogeologico, qual è? È stato fatto molto. Abbiamo ricevuto, appunto, dei finanziamenti, dei soldi per mettere a posto quelle aree dove, appunto, cioè, quella è una zona comunque conosciuta come una zona dove ci sono questi smottamenti. Purtroppo lì il problema è quando si fanno le case, non andrebbero fatte in certi posti. Certo. E quindi chi le ha fatte quella volta sicuramente ha sbagliato, però adesso noi abbiamo ricevuto, appunto, questi soldi, abbiamo fatto dei lavori di messa in sicurezza molto, molto importanti, per cui sicuramente adesso siamo
credo siano ancora in corso insomma alcuni lavori, però ecco, si sta però, lavorando, insomma, si sta lavorando certo, molto certo. Ecco, tornando quindi all'argomento insomma della raccolta differenziata, ha quattro mesi più o meno, quattro mesi aprile, ecco, maggio, giugno, luglio, sì. Ecco, da aprile, quindi come sta andando questa prima parte, insomma, c'è stato un avvio difficile, poi allora c'è stato sicuramente un avvio difficile, che in realtà mi dicono appunto, io questo è quello che ripeto sempre, il comune di Muggia non si è inventato niente, non siamo noi i primi che hanno deciso di fare il porta a porta, certo, ma lo si sta già facendo in tantissimi comuni, non solo, ma proprio ieri si parlava così con un amico di Legambiente, appunto quando c'era qua la Goletta, di come comuni di centrosinistra, in cui lei si è scelto di passare porta a porta, c'è stata ovviamente tutta l'opposizione, le proteste, poi quando l'amministrazione è cambiata sicuramente non sono ritornati indietro, ma sono rimasti su questo tipo di raccolta, perché è l'unica che garantisce quei livelli famosi, no? Quelli del 2012, esatto, del 65%. Non abbiamo ancora raggiunto. Esatto, quindi, sì, che noi adesso da quando siamo su porta a porta li abbiamo raggiunti. E quindi appunto questo è il discorso. Il discorso è quello, una scelta che è di buon senso secondo me, che però una scelta che comporta sicuramente un cambiamento molto grosso, per cui delle difficoltà. Difficoltà anche da parte di chi fa il porta a porta, perché certo, oltretutto Muggia è un terreno, una zona abbastanza complessa, per cui abbiamo salite, discese, strade private, condomini, c'è di tutto e di più, certo, centro storico con le casette. Variegata, esatto, la noi abbiamo proprio veramente tutte le tipologie. Le casistiche, sì, è vero, casistiche, centro storico, la villetta col giardino, i condomini. Quindi veramente abbiamo di tutto. Quindi il gestore si è trovato a gestire veramente situazioni molto complicate, che all'inizio abbiamo avuto, ripeto, qualche difficoltà, ma pian pianino tutte queste situazioni si stanno risolvendo, insomma. Esistono ancora dei punti che infatti proprio domani tra l'altro mi troverò, ecco, con il sindaco e con l'ufficio ambiente per analizzare questi pochissimi casi che ancora sono rimasti di cittadini che ancora sono un po' in difficoltà. Ecco. E l'altro punto, infatti io questa mattina subito mi sono arrabbiata appena scesa da casa, perché io abito in centro storico, sì, e nel centro storico sono stati creati dei punti di raccolta proprio per quelle case. Noi abbiamo, la raccolta la fa un piccolo mezzo elettrico, però sì, dove ci sono gradini, certo, e vie molto strette, il mezzo elettrico non passa. Non può per passare. Cui abbiamo dedicato 5-6 punti di raccolta. Oggi tra l'altro in centro storico non si raccoglie niente, io sono passata in questi punti e ci sono stati 5-6 sacchetti abbandonati là. Le persone sanno che prima di domani non verranno raccolti, perché ormai lo sanno tutti, quindi secondo me uno che fa una cosa del genere non è accettabile. Queste sono cose, anche perché rovini un centro storico che in questo periodo è pieno di turisti, con tante iniziative, esatto, anche il carnevale, sì, avuto, estivo, esatto, eccetera, eccetera. Insomma, quindi... E questo essendo punti di conferimento anonimo, non siamo ancora riusciti a capire, anche su questo stiamo lavorando, come fare a stroncare questo fenomeno, insomma, purtroppo chiaro. Stiamo pensando a telecamere, ma insomma adesso, ecco, questo è un altro di quei punti sui quali dobbiamo assolutamente intervenire. Allora, abbiamo una telefonata, sentiamola immediatamente. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono io? Sì, buongiorno signora. Allora, proprio parlavo della referenziata, no? Da sì, Muggia. Sì. Allora, io telefono di Valmaura, all'ultima fermata. Allora, se voi fate la finanziata come dei bidoni, no? Allora, tutti da Muggia o da chi, non so da dove, vengono da noi, infiniscono i nostri bidoni con sacchi neri enormi. Voi controllate chi la fa o chi non la fa, perché noi abbiamo il triplo delle cose, delle scovate, diciamo in triestino, da quando avete chiuso voi a Muggia. Pagheremo noi per voi, come voi vi controllate chi viene, chi paga, chi è? Perché noi allora, ce l'abbiamo il triplo, i bidoni capito, neri da tutte le parti, questi sacchi, sabato sera e la domenica ci troviamo queste cose e vengono anche da giorno, perché io ho firmato due macchine che non sono le nostre, perché ormai ci conosciamo tutti. Come facciamo noi con le vostre immondizie e le scovate che vi portate qua da noi?
Questo Capito. Voglio sapere, e non dire che non è vero. No, no, perché beh, ma il fenomeno del trasporto dei rifiuti esiste, la migrazione. E allora esiste. Cosa fate? Pagamo noi per voi anche. Adesso l'ospite le risponde. Buona giornata anche a lei. Insomma, questo fenomeno è stato anche affrontato, no? Certo. Anche con il sindaco di Trieste. Esatto. Il sindaco Marzi ha incontrato il sindaco di Piazza, certo. Ne hanno parlato. E purtroppo questo è un fenomeno che è sempre collegato al porta a porta, che però normalmente è destinato a diminuire, anche perché se tu dai un servizio ai cittadini di raccolta dei rifiuti nel tuo comune, non vedo per quale motivo la gente debba andare a portarli altrove. Abbiamo sicuramente anche potenziato il numero delle raccolte dove c'erano delle criticità. Il problema ovviamente per le persone è il secco residuo, perché dicono non posso tenermi in casa una settimana il secco residuo. Io, come ho detto già 100 volte, io l'ho sempre fatta la differenziata: il secco residuo, se tu lo fai bene, rimane veramente poca roba, non puzza, lo tieni in un sacchetto e lo puoi tranquillamente conferire una volta alla settimana. Però insomma capisco che all'inizio non tutti riescano a far bene la raccolta. Anche questa è una questione di qualità, certo, no? Della di qualità, raccolta, esattamente. Quindi... E per cui poi il gestore sta monitorando la situazione, quindi sta appunto vedendo le quantità e facendo poi delle proprie, come dire, si trarrà le conclusioni. Certo. E sicuramente si inizierà anche a sanzionare, ma in una fase successiva, chi non fa la raccolta differenziata nella maniera corretta. Ecco, e per quanto riguarda il discorso della migrazione, ripeto, noi dobbiamo fornire il servizio al meglio. Noi abbiamo, in questi mesi, abbiamo avuto tantissime segnalazioni, tantissime persone, ma veramente noi siamo andati lì proprio veramente porta a porta, cioè gli uffici del comune di Muggia assieme alla NET sono andati a risolvere punto per punto tutte le situazioni che ancora non sapevano dove conferire i rifiuti. A un certo punto, se tu sai dove conferire i rifiuti, se hai il bidone piuttosto che il sacchetto, piuttosto che insomma il tuo cestino, non hai nessuna giustificazione per portarlo a Trieste. Quindi, e poi invece però a Trieste purtroppo le sanzioni deve darle il comune di Trieste, ovviamente noi come comune di Muggia lì non abbiamo nessun potere di intervenire. E come dico poi io sempre, forse facendo anche un po' una piccola provocazione, se tutti facessero il porta a porta, questo problema non si porrebbe, nel senso che perché non ci sarebbe la convenienza, esatto, insomma, e non ci sarebbe neanche proprio dove portarli, esatto, no? Non sarebbe proprio perché, il infatti, cassonetto proprio, esatto, non c'è il cassonetto, conferire. Quindi tu non, esatto, hai più dove portarli. Tanto è vero che prima, quando Sandor Ligo aveva il porta a porta e noi no, nella zona di Aquilinia c'erano tantissimi conferimenti da parte di Sandor Ligo, li portavano qua a Muggia, sì. È chiaro, quindi una volta, alla fine, ripeto, se il sistema fosse uniformato, ma come ho già detto... Questo pone anche l'altro problema che è stato sollevato più volte: come mai insomma non è stato uniformato appunto tutto il sistema in tutta la provincia, ci sono diversi gestori e insomma anche qua questo è un problema che ci viene, esatto, fatto spesso. Questo è un spesso, problema, so che c'è l'intenzione di farlo, però ormai è un po' difficile perché ogni comune, cioè è difficile a breve, ecco, sì, perché per esempio noi che siamo entrati in NET, una partecipata, e abbiamo fatto un contratto fino al 2020, mi sembra, anche 2020, insomma. Sì, e la quindi convenzione, c'è una convenzione, esatto, per un periodo piuttosto durato, lungo, quindi tu non puoi, per cui bisogna aspettare che questo scada. E poi affidarti, però poi esistono, diciamo, anche là, esistono tante realtà che fanno la raccolta, no? Quindi anche lì fai fare, non so, è un problema di non semplice gestione, ecco, però sicuramente è auspicabile, anche perché tutti, certo, porterebbero poi nei stessi, infatti, punti. Ci sarebbe un'uniformità e quindi questo fenomeno, insomma, esatto, sicuramente non esisterebbe proprio. Allora Enrico ci scrive in merito al ponte, dice: il Pont du Gard in Provenza sostiene l'acquedotto che dall'interno portava l'acqua a Nîmes, è stato costruito 2020 anni fa dalla moglie di Augusto, è alto 45 metri, tuttora sopra la seconda serie di campate scorre normalmente un traffico automatico
automobilistico locale, insomma, tanto per farci un esempio di una buona opera del passato. Ma se ho capito bene, quest'opera di Genova era un'opera un po' sperimentale, no? Questo sì, tipo di cemento compresso, no? Che quindi era stata effettivamente una cosa un po' che poi aveva, infatti, aveva fin da subito, credo si era visto che non andava tanti l'hanno benissimo. Detto, tanti esperti, insomma, ho sentito questo commento, esatto. Per cui poi dopo io non so se magari andava attenzionato di più o no, questo sinceramente non sono un questo ingegnere. Poi faranno insomma le debite verifiche, che sicuramente fosse un tipo di struttura particolare, questo l'hanno detto tutti, per certo. Cui, mentre probabilmente quello che ho citato dei romani infatti era ma costruito alla vecchia maniera, anche insomma, le ecco. Piramidi sono ancora certo, là certo. Sono state fatte con le pietre quelle resistono. Allora poi invece un altro telespettatore, Walter, ci scrive: salve, com'è possibile che dallo sbocco del Calitern risulta inquinato come al molo Balotta, mentre a lungomare c'è 200 metri in linea, si può fare il bagno, sarà forse per gli interessi dei parcheggi a pagamento che il mare è pulito? No, beh, insomma, no, ma l'abbiamo appena detto. Poi ovviamente c'è l'effetto di diluizione del mare, certo. Per cui questi coli vengono si diluiscono, insomma, e quindi no. Comunque i dati, ripeto, sono pubblici. Si va sul sito dell'ARPA, c'è tutto, tranne i dati del Fugnan, perché l'ARPA non va esatto. A testare il Fugnan perché non è zona balneabile. Ecco, no? L'ARPA infatti, fa solo, quindi solo le zone balneabili, esatto. È chiaro. Quindi quel punto invece viene testato da Goletta Verde, che ha l'interesse anche di vedere come vanno la salute anche dei corsi d'acqua, che giustamente anche certo. Quelli devono essere... Ecco, Goletta Verde ha concluso proprio a Muge, insomma, la sua campagna di quest'anno, e sono anni appunto che pone sotto attenzione, 12 anni. Ah, ecco, iniziato da 12 anni mi sembra a fare proprio questo lavoro, quando quella volta, devo dire la verità, non c'erano tutte le ecco, tipo vero, l'ARPA non c'era neanche, no, come tipo di... Infatti è un lavoro sicuramente prezioso, a parte appunto questo inquinamento che si spera appunto arriverà a soluzione. Poi il prossimo anno, quali sono state le altre criticità che ha rilevato Goletta o comunque le altre situazioni, non soltanto a Muge, perché poi si è parlato un po' di tutta la regione, no? Poi anche si è parlato della plastica, del problema della plastica, sì. Dei rifiuti. I dati di Goletta erano tutti... La grandissima mole di rifiuti. Sì. Ma guardi, prima della conferenza stampa, il giorno prima c'è stato questo convegno veramente sì. Molto interessante. Sono venuti ricercatori dell'OGS, dell'ARPA e anche una ricercatrice dalla Slovenia e hanno un po' parlato appunto dello stato di salute del mare, devo dire un convegno scientifico però a livello divulgativo, cioè per cui tutti potevano capire quello che... Era sì, a livello quindi si è parlato del problema delle plastiche ovviamente che c'è, però quello che... La maggior parte delle plastiche non sono quelle che sono in superficie ma restano sotto. Sul fondo. Sul e fondo. Già quelle in superficie sono tantissime, ecco, quindi immaginiamo... Il 30% in superficie sì. E il 70% sul fondo, infatti hanno mostrato anche questi fondali marini. Sì. Hanno mostrato, soprattutto poi ci sono queste reti della mitilicoltura, sì. Reti di plastica, che ce ne sono veramente tantissime. E la cosa, devo dire, anche interessante che hanno detto, infatti su questo io adesso vorrei appena... magari pensare di fare qualcosa anche a questo proposito, il fatto è che il pescatore che tira su una rete, un rifiuto dal mare, sì, è quello vero. È un rifiuto speciale, per cui lui se lo porta a terra non può portarlo, non so, nella nostra piazzola ecologica, noi i bidoni non ce li abbiamo più, quindi deve portarlo nella piazzola ecologica, ma deve pagare per smaltirlo, come ecco. Se l'avesse un rifiuto speciale. Ovviamente uno dice chi me lo fa fare, tiro e su e lo ributto giù. Infatti è stato fatto, l'ISPRA sta facendo un lavoro in questo senso nella zona di Chioggia, proprio in collaborazione con dei pescatori, stanno raccogliendo perché chi fa la pesca appunto con le reti a strascico, ma sono i maggiori, quelli che proprio puliscono i fondali marini. Quindi questi poi prendono questi rifiuti, li portano a terra, adesso non mi ricordo i numeri, ma insomma in un paio d'anni hanno ridotto tantissimo
la presenza di questi tipi di rifiuti. Si potrebbe veramente coinvolgere anche i pescatori locali, no? Certo, anche se non so se qui sicuramente... si fa la pesca a strascico, questo bisogna un attimino capire che tipo di pesca, affrontare questo discorso sicuramente sì. Comunque sì, la pesca a strascico sicuramente è quella che raccoglie il maggior numero, però immagino che anche i pescatori così trovino nella loro attività quotidiana un bel po' di immondizie che gettiamo purtroppo nei nostri mari. È davvero impressionante perché, se non ricordo male, erano 900 rifiuti ogni 100 metri di una spiaggia monitorata qui in Friuli Venezia Giulia proprio. Quindi, sì, anche io adesso non ricordo i nomi perché hanno mostrato tanto. Mi ha fatto impressione perché la spiaggia più inquinata di plastica è nel nostro Alto Adriatico e sull'isola di Lissa. Dove lì evidentemente, no, che siano, insomma, lì l'acqua è bellissima, è splendida, ci sono delle certo. correnti per cui alla fine tutta la plastica viene portata là. Ecco, quindi perché anche queste plastiche questione... arrivano ovviamente anche da molto lontano, dopo la conformazione della spiaggia fa sì che è chiaro, comunque anche da noi mare insomma, porti lì. Non manca sì, purtroppo, quindi sì, dicevano appunto che andrebbe coinvolto sicuramente anche il comparto della pesca, che fra l'altro è un comparto che è in notevole difficoltà per altri problemi, no? Quindi, ecco, infatti poi si è parlato anche di questo, si è parlato sia poi di queste specie aliene del mare, anche questo molto interessante. È vero, infatti. Adesso c'è questo fiorire della noce di mare, no? Che tra l'altro è molto pericolosa perché si nutre di plancton, che è il principale alimento dei pesci. Zooplancton, non fitoplancton, ma zooplancton, infatti sperate, il fitoplancton che è quello vegetale che nutre lo zooplancton, che è quello animale, che poi i pesci mangiano, insomma c'è la catena, come qui da noi, no? Gli erbivori, insomma, stessa cosa. E le noci di mare sono molto voraci, per cui si mangiano tutto questo zooplancton, per cui alla fine anche là la pesca. È molto interessante anche questo che è stato detto, alla fine la conclusione era mare azzurro o mare verde, dove per mare azzurro si intende un mare tipo Caraibi, l'acqua trasparentissima, cristallina, eccetera, dove però non c'è poca vita, poco pesce. Mare verde invece si intende un mare dove c'è più appunto microplancton e organismi di questo tipo, per cui molto più pescosi. L'acqua è meno trasparente, ovviamente non torbida per amore del cielo, perché nessuno ama l'acqua torbida. Sembra meno all'occhio, è meno trasparente. È più colorata, diciamo meno trasparente, però lì c'è più vita e c'è più pesca. E con tutti i depuratori che sono stati messi in questi anni, ovviamente questo ha fatto sì che l'acqua sia più pulita. Però i pesci trovano meno da mangiare, quindi, c'è meno pesca. C'è meno pesca. Meno pesce. Allora, so che il nostro Umberto Bosazzi aveva anche realizzato un servizio in realtà sul fermo pesca, no? Di questi giorni. Allora, magari lo rivediamo e poi dobbiamo andare in pubblicità. Vediamo il servizio di Umberto Bosazzi. È scattato da qualche giorno il fermo pesca, il blocco delle attività delle barche italiane. Lo stop finirà il 9 settembre per quanto concerne Friuli Venezia Giulia e Veneto. In realtà il fermo pesca è necessario per fare in modo che alcune specie possano riprodursi e pertanto crescere, perlomeno per quanto concerne Trieste, presenta fondamentalmente poche ripercussioni. Il fermo pesca, come la normativa oramai ventennale, assolutamente non preoccupa il compartimento di Trieste, il mercato e gli utenti che sarebbero i consumatori, perché nel compartimento di Trieste c'è soltanto una o due, se non sbaglio, barche che sono soggette a questa normativa, che è appunto lo strascico. Nel Golfo di Trieste infatti si pratica un tipo di pesca diverso. Nel nostro Golfo noi abbiamo la pesca a circuizione o la famosa lampara, che pescano le alici, l'azzurro, tutto quanto. Di conseguenza per il fabbisogno cittadino siamo più che soddisfatti. C'è un ulteriore punto da sottolineare, soprattutto per quanto concerne i clienti delle pescherie e dei ristoranti. Anch'essi, spiega Livio Amato, non devono preoccuparsi. Poi, per tutto quello che lo strascico eventualmente manca, abbiamo questa benedetta Slovenia, questa benedetta Croazia, che non sono soggette a queste normative, che riforniscono i nostri mercati fino a Venezia e anche forse un po' più avanti per tutta la mancanza. Di conseguenza i consumatori devono stare tranquilli per la qualità del prodotto, per la freschezza del prodotto e soprattutto per l'approvvigionamento che avviene giornaliero al mercato.
Ecco, e questo servizio in parte ha risposto anche al quesito che ci ponevamo prima su quanto, insomma, se c'è la pesca a strascico appunto nel nostro golfo, insomma, solo poche imbarcazioni la praticano, no? Il resto bisognerà allora andare a parlare con questi due, ecco, se vogliono per capire se si possono coinvolgere appunto nella pulizia del mare. Potrebbe essere anche una buona cosa, e soprattutto non penalizzarli, no? Perché se tirano sulle plastiche, almeno, poi devono anche certo, pagare, almeno ti va a fare in modo che le possano smaltire senza dover pagare. Ecco, poi è arrivata una mail, diciamo, di protesta, non è la prima che arriva, su un'altra questione. Dice Luca Chiavegatti: di tante porcherie che sta facendo questa giunta triestina, festeggiare con i fuochi d'artificio la tragedia di Genova fa capire che gente fa, di che gente è fatta, vergogna, se la prende con appunto lo spettacolo confermato dei fuochi d'artificio, nonostante quello che è successo a Genova. Non è il primo telespettatore che ci fa questa segnalazione. Allora, noi dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria e ci rivediamo subito dopo, sempre in compagnia della nostra ospite Laura Litteri, assessore comunale a Muggia. A fra poco. Bentornati in diretta. Allora, l'ultima mezz'ora insieme, lo ricordo, in questa seconda parte di agosto avremo una versione ridotta del nostro Sveglia Trieste, siamo comunque sempre presenti tutte le mattine. Allora, so che c'è una telefonata, sentiamola subito, dopo leggerò anche un paio di mail che sono arrivate alla nostra redazione. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Vittorio, il papà del Plica. Buongiorno Vittorio. Non male, sono arrivato a Ciappano. Allora, sì. Per la signora non ho nessuna domanda, con la sua ospite, intanto buongiorno anche a ella. Buongiorno. Buongiorno a lei. Non mancheria l'educazione. Bravo. Ci no, dica. Perché mia mamma mi ha insegnato bene. Ottimo. E se no anche i ragazzi più grandi. Allora, volevo rispondere a quella signora dell'altro ieri che la parlava, ha detto, sì, ma cosa parla sto Vittorio, cosa parla, che sei povero, che sei qua, che sei quell'altro, però sta a fare il telefonato ogni giorno. Sì. Ok. E che volessi dire a sta signora, se la sei in ascolto? Che mi può anche dispiacere se la zia sta in una casa troppo piccola con due fiori e un taxi in arrivo. Sì. Però allora che la zia faccia di meno per farsi in fiori. No, beh, questo insomma, questa è una sua opinione, però nelle dinamiche familiari non interveniamo, assolutamente. Anzi, era un problema molto serio quello della signora che aveva telefonato l'altro giorno. Eccolo, ma allora, se dopo parla che le viene di mancare di mangiare, a me il mangiare non mi manca, perché una volta alla settimana vado a farmi la spesa in parrocchia. Sì. Quindi... E meno male che ci sono le parrocchie, dice. Basso, vero. E può andarlo a fare anche loro. Certo, però sì, il suo problema era diverso, no? Bon, e qua chiudo con la faccenda della signora, perché cioè, mi rispetto gli anziani, rispetto tutti. Bene. Gli altri che non mi rispettano a me. Dopodiché c'è stata un'altra telefonata. Don signore, ormai mio ho già fatto la seconda e purtroppo non potevo più intervenire. Sì. E che ha detto che mi conto frottole. Allora, da quando avevo 7 anni, adesso che ne ho 53, se l'avevo detto 15 bugie gettante. Vabbè, e comunque ci fa piacere piccola. Insomma che sia una persona sincera, ha fatto bene a ribadirlo, grazie. E dopodiché sì? Mi non go, ne ho offeso Bruno per niente, perché mi lo reputo una persona che penso che sia abbastanza anziana. Sì. Colta. E lui saprà benissimo che la scuola di via Margherita è stata costruita a pale e picconi e con una gru.
e dopodiché con le carriole per mischiare il cemento. Certo. Me la dirò ci parla più con Marco, perché non si deve permettere di reputare una mia persona, perché 30 persone, ma era 30 persone che lavorava con lui. Se voglio che ne trovo. Va bene, dai, superiamo questi bisticci tra telespettatori, Vittorio, via. Allora, sì, la ringraziamo. Sì. Se non ha altre domande per la nostra ospite, insomma, la salutiamo, perché ci sono anche delle mail alla quale dovrebbe rispondere. Che faccio riferimento ai telespettatori e telespettatrici. Va bene. Allora, se ora... Ah sì, l'aspetti, perché quella... Velocissimo, perché oggi abbiamo poco tempo, sì, Vittorio. Sì, sì, chiudo presto, va bene. Subito. Bruno, prima che stavo 5 minuti. Ma anche lei sta sforando, Forse non se ne rende conto. Sono appena arrivato a 2 minuti e mezzo. Si sta cronometrando. Comunque, sì, dica velocemente e poi dobbiamo chiudere, perché abbiamo delle mail, sì, e abbiamo pochi minuti. Quando mi ha detto che mi dovessi farmi gli affari miei... Sì. Pronto? Sì, sì, la sentiamo. Quando mi ha detto che dovessi farmi gli affari miei... Io me li faccio sempre. Va bene. Perché io quando vado fuori con clicca, mi trovo a camminare sempre a testa bassa. E verrà mille volte che mi ripeto. Perché non la calpesti i vetri? Perché non la mani scovate? Perché devo stare attento a dove metto i piedi? Perché come che ben lasciarsi invalido civile con le gambe? Se cascono, mi alzo più, se qualcuno non mi dà una mano. Va bene. Vittorio, la devo interrompere perché abbiamo pochissimi minuti e 5-6 mail a cui rispondere. Grazie, telefoni un altro giorno, perché abbiamo la versione ridotta oggi. Grazie tante e buona giornata. Mi scusi se lo interrompo, ma sì, purtroppo contribuiva insomma per rispetto alla sua presenza qui. Invece ci sono delle domande proprio rivolte a lei, ad esempio da parte del signor Gianni, che scrive: solo una brevissima domanda, visto il vostro silenzio, dice: la ferriera vi porta o non vi porta a disagio? Anche pochi giorni fa, con il vento che ha incipriato di nero mezza Trieste, da Muggia non ho sentito da parte del comune nessunissima lagnanza, ma forse mi sbaglio, allora chiedo scusa, dice il signor Gianni. Evidentemente il vento, che porta a tutti qualcosa in regalo della ferriera, quando si avvicina a Muggia devi aprire altri lidi. Vabbè, insomma, io sempre un po' mi meraviglio dei toni sempre così spesso polemici, no? Perché obiettivamente, cioè, intanto ho premesso che Muggia sulla ferriera non è che abbia voce in capitolo, perché la ferriera è a Trieste, quindi c'è eventualmente il sindaco di piazza e poi la regione sono quelli che devono interloquire con Arvedi. Ma no, quello che invece noi sicuramente, l'altro anno ci sono stati numerosissimi spolveramenti. Quest'anno, devo dire, uno sabato, proprio quando c'era la goletta, eravamo lì tutti, abbiamo visto sta cosa e siamo rimasti tutti abbastanza scioccati. Quindi l'altro anno abbiamo fatto proprio un incontro, io e il sindaco, con la governatrice Serracchiani, che ci aveva spiegato lo stato dell'arte, ripeto, sul quale noi possiamo solo farci raccontare quello che stanno facendo, perché, ripeto, noi non abbiamo nessuno. Però abbiamo voluto sapere esattamente come stavano le cose. Ci hanno spiegato i lavori che si stanno facendo, la famosa copertura dei parchi, tutte queste vicende. Poi abbiamo chiesto all'ARPA ed è venuto proprio Marchesi assieme a, sempre al signor il dottor Sturzi, a raccontarci la qualità dell'aria, a raccontarci proprio quello che ARPA fa, i monitoraggi, eccetera, a raccontarci la qualità dell'aria, da cui è emerso che qui a Muggia la qualità dell'aria di Muggia è buona, cioè il fatto che arrivino ogni tanto questi spolveramenti evidentemente non hanno degli effetti così grossi sulla qualità della nostra aria. E in quell'occasione si erano impegnati, devo dire, noi abbiamo richiesto di far mettere anche a Muggia dei deposimetri, perché noi abbiamo una stazione che misura le polveri sottili, eccetera, però intanto misura solo le polveri sottili, mentre quelle sono polveri di dimensioni ben diverse, più grosse. Certo. E in più questa stazione non è gestita da ARPA, ma è gestita direttamente dalla ferriera.
e quindi c'è un fermo nei periodi estivi, c'è un fermo perché noi abbiamo chiesto, ma l'ARPA si era impegnata a dire no, anche questa centralina ce la prendiamo in carico noi, la gestiremo noi. Devo dire che poi dopo quell'incontro noi li abbiamo contattati un paio di volte, ma non abbiamo ancora avuto, diciamo, una risposta precisa. Io più volte sono andata, ho parlato con l'ufficio ambiente, ho chiesto, loro li hanno contattati qualche volta, ripeto. Poi devo dire, sono stati questi 3-4 mesi di scovazze e basta. Ecco. Per cui anche l'ufficio ambiente in parte è stato impegnato, no, devo dire loro hanno lavorato, certo. Cioè, veramente anche 12 ore al giorno su quella cosa, e proprio adesso, l'altra settimana, sono ritornata all'ufficio dicendo allora adesso magari vediamo di riprendere in mano questa cosa. Quindi il problema è l'attenzione. Noi dobbiamo solo misurare e monitorare, e quello chiaro. Altro non possiamo non si può fare, altro veramente non è. Però insomma, fatto. Già monitorare e poi dire, ecco, anche ci siamo anche noi e qui da noi sta succedendo questo. Per fare pressione, già, insomma, per fare pressione, di risolvere insomma, esatto. questo problema. Poi ovvio che le competenze su come risolvere, eccetera, non compete insomma non proprio al comune di Muggia. No, esatto. Allora, abbiamo una telefonata, sentiamola subito. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì, allora, niente, volevo dire che sono andata la signora, soliti discorsi, no? Di questa giunta che secondo me, il 90% dei musesani, arrogante e comunque incapace. Sempre sul discorso, perché ha detto che delle scovazze, se cambia giunta, non cambierà. Se è giusto che non deve cambiare, se è giusto. Però probabilmente le altre giunte ascolta i consigli dei cittadini, mentre che voi non le ascoltate. Allora, mi continuo a dire sempre, i bidoni non vien fissati. E il sindaco cosa? I bidoni non vien mai fissati? Non ti dico di no. E il sindaco cosa mi dice? Di chiamare ogni giorno se sta qua non fissa. Allora, io non sono qua un telefonista, devo telefonare. Siete dire a questi della ditta di fissare. Sempre il sindaco, uno dei voi della giunta, che ha detto che sta tentando di sensibilizzare. Non esisti. Se io non faccio il mio lavoro, sul lavoro mi butta fuori a calci del daur. Quindi non si deve sensibilizzare, si deve dire che te fa o te butta fuori, perché noi paghiamo, anche se lui si è trattato in macchina, si paga di pochi, noi paghiamo un servizio che non viene fatto. Capito. Se non ancora una cosa, sono disastro. Sì, sì. Ecco prima dell'umido, ecco l'umido, perché nel secco non si è tanto, questo che giustamente la ghiaccia non spuzza se si è fatto bene. L'umido spuzza in casa. Non si può tenere 3-4 giorni quando che è 30-40 gradi, però per fortuna abbiamo un sindaco che ha detto una grandissima bella roba l'altro giorno, si è registrato, si è anche su Facebook, sì. Mi domando come un sindaco può dire certe castronerie, demette, perché tutti che ha dei sacchetti, tutti quanti, anzi scusami, che ha dei freezer più o meno grandi, che non è vero, per me è un freezer piccolissimo, no? E gli ha detto cosa? Demette nei sacchetti e demette in freezer. Cioè il pesce, dico, perché si ferma la decomposizione, ma dico, ma rendiamo secondo, mi ho il freezer e metto le scovazze invece che mettere in maniera, e il pesce non si congela subito, che vuole almeno un'oretta, così la pizza mi sembra del pesce, il gelato mi sembra del pesce, ma rendiamoci conto, ma non stiamo a dire no, ma se siamo un pochettino seri, umili, un grande bisogno di mettere dentro l'umido nel freezer, cioè è una grandissima, però di parolacce, castroneria. Okay. Basterebbe solamente che l'umido mette fuori un bidon per l'umido. Okay. Questa secondo me sarebbe una risoluzione che calmerebbe tanti animi, oltre che fissare i bidoni. Due cose, umido che è un problema e fissare i bidoni fuori quando vedi in te. Con questo qua secondo me risolve il 90% dei problemi, perché la raccolta differenziata è giusta, ma così non va. Grazie. Ok, grazie del contributo, buona giornata. Insomma, a parte chiediamo sempre ai nostri telespettatori di mantenersi nell'ambito della buona educazione, era partito male. Sì, questo 90% dei cittadini, ecco, che non sono contrari, io su questo, anzi dirò, ovviamente non so le percentuali, però insomma ci sono persone che mi dicono, guardi, io temevo, che ero anch'io spaventato da questo cambiamento, eccetera, poi mi sono reso conto che la cosa è assolutamente gestibile. C'è chi dice, per me la situazione è migliorata, perché adesso me lo vengono a prendere fuori dalla porta e quindi per me è più comodo. Allora, no, due cose, sì, il discorso dei bidoni. Allora, i bidoni, quelli personali, diciamo, vanno fissati dalla persona, cioè non è che il comune può andare a fissare. Chiaro. I bidoni. Bisogna ingegnarsi, come ripeto, lo stanno facendo negli altri comuni come il nostro, che hanno scelto questo sistema,
di trovare dei metodi di fissaggio, magari uno può anche chiedere un consiglio. Sì, il telespettatore probabilmente si riferiva al fatto che poi gli operatori non tornano a fissare così come erano stati fissati. Questo, su questo credo, ha perfettamente ragione. Sì. Allora, anche sul discorso del chi ci fa il servizio, sì. Devo dire che noi abbiamo avuto dei problemi, nel senso che a mio avviso la NET ha un po' sottovalutato quella che era la complessità di un territorio appunto come quello mugesano, che ripeto è particolarmente complesso, e quindi la partenza è stata veramente molto difficile, tanto è vero che poi i nostri uffici hanno dovuto anche in parte a lavorare assieme per recuperare tutta una serie di sopralluoghi, di situazioni che non erano state affrontate prima della partenza del nuovo servizio. Ecco, quindi questo sicuramente c'è stato. Ci sono tutte le inadempienze, però guardi, io mi scrivo praticamente, sono ogni giorno che mando mail dicendo questo, quelle cose che non vanno, le puntualizziamo e vengono poi risolte, insomma. Mm-hmm. No, abbiamo tutto il discorso per esempio anche con le case ATER, che non sono contenti di dove sono stati messi i bidoni, sì. Loro sono stati fatti sopralluoghi, certo. Assieme ai tecnici dell'ATER, abbiamo deciso di spostare, ci stiamo lavorando. Sul discorso che ha fatto il sindaco sul pesce, intanto l'umido. Umido, se è umido vegetale, diciamo, non puzza. Cioè, io lo tengo anche 3-4 giorni, devo dire. In questo momento c'è forse sì il problema un po' di moschini. Quello sì. Però, ripeto, io ce l'ho lì. Il pesce, in effetti, è quello che puzza. Allora, intanto, va chiuso in un sacchettino, chiuso molto bene, Poi il suggerimento che dava il sindaco, allora guardi, sono resti alimentari chiusi in un sacchetto, quindi igienicamente non sono, non è che uno ha detto butta dentro, bomba, no? Ecco, no? E poi noi dobbiamo sempre fare questa riflessione che io sempre dico sempre, cioè noi siamo responsabili dei nostri rifiuti, cioè il rifiuto, quando io compro una cosa e poi produco rifiuto è mio, ho comprato la cosa assieme al rifiuto. Poi possiamo fare tutto un discorso molto ampio sul fatto che bisognerebbe avere meno confezioni, ma questo insomma è un altro livello, ecco, infatti. No? Quindi io ho la responsabilità di quel rifiuto, poi il comune mi organizza la raccolta, però la responsabilità è mia. Quindi se anche io, per minimizzare i disturbi eccetera, mi invento magari qualche soluzione, boh, perché no? Cioè lei ha dato questa, magari ha detto io faccio così, ecco, se poi lei vuole farlo, io c'ho il gatto, magari il pesce, vabbè, no, non glielo do, ma insomma dico, no, chiaro, posso tenermelo però in un tupperware ben chiuso dentro al frigo fino a quando poi non lo porto, certo. Cioè voglio dire, e questo è il discorso, che le persone devono anche imparare un po', secondo me, ma già tante lo fanno, ma no, a collaborare, magari appunto con anche un po' di inventiva, perché dico io faccio così perché, e quindi uno dà un suggerimento, si può provare, dopo, si può provare, va, esatto, si può, se dopo uno non lo vuole, lo trova non igienico, ecco, io credo che chiuso il pesce che ho mangiato io, quindi è roba mia, lo chiudo in un sacchetto, che fino a quel momento prima mangiavo, quindi certo. Lo chiudo per bene in un sacchetto e lo metto in un freezer o in un frigo chiuso, non credo sia... Ecco, che faccia grossi danni, però faccia, insomma, dopo si può sperimentare. Ovvio, no? Si può sperimentare. Poi, allora, e comunque, concludendo, comunque appunto l'umido adesso comunque nel periodo estivo viene raccolto 3 volte alla settimana. Più frequentemente. Allora, dobbiamo dare la pubblicità, una brevissima pausa, ci rivediamo subito dopo. Bentornati in diretta, allora abbiamo ancora pochi minuti della nostra trasmissione, già 2 telefonate in attesa, allora sentiamole subito, iniziamo dalla prima, pronto, buongiorno. Buongiorno Laura, scusa il disturbo. Si immagini, non disturbo assolutamente. Ma volevo dire, signor Vittorio, sì? Che smetta di parlare di noi, perché noi non abbiamo bisogno della spesa. Io ho detto quel giorno che c'è la tessera, sì. Che se vuole può fare la spesa con la tessera, sì, perché io vedo altra gente, noi non abbiamo la tessera, sì. Mia figlia ha bisogno di un appartamento, quindi ora smette la settimana, infatti, che parla di noi. Avevo detto infatti che il problema era molto diverso, ecco, insomma, chiaro. Ecco, perché io, oltre al problema di mia figlia, ho anche mio marito che ha un brutto male, infatti, quindi ora smette di parlare stupidaggini.
è il verso di noi. Non ci sono state soluzioni. No, però quella è una settimana che parla sempre di noi, dai, sempre ecco. Attaccate. Allora, io sono stanca. Finiamola, dai. Sono stanca. Ha ragione. Grazie, Laura, grazie. mi scusi tanto, però sono stanca. Grazie signora, perché buona insomma, giornata. Speriamo di aver risolto insomma questa... Ho invitato una volta qua. Così allora, chiarisce una volta per tutte tutto la situazione. Il suo, insomma, il suo problema con gli altri telespettatori, no, speriamo di no, insomma. Pronto, buongiorno. Buongiorno. A lei, sì. A lei e la sua... Sì. A lei e la sua ospite. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, volevo dirle una cosa, non avrei telefonato perché so che parlare con questa giunta è come parlare con il muro, no? Aiuto. È una gomma, no? Però che mi viene a dire che il mio umido non puzza o non mangia. No, io l'umido... O non so che umido fa lei. Vegetali. Anguria, meloni, pesche, pomodori. No, me lo dica. Perché se lei non fa... Io ho i vermi nel bidoncino. O voi non mangiate o ci prendete in giro. Eccolo, okay. Tutto qua. Va perché bene. Veramente, guardi, io non so dove le trovate voi queste storie. Va bene. Dove insomma, le trovate? Ci ha ribadito. Buongiorno. Va bene, grazie, buona giornata. Insomma, non è che dicevamo che l'umido non puzza, si parlava di umido vegetale. Sì, vegetale, però... che io faccio, io c'ho anche tra l'altro un piccolo pezzo di terra, abbiamo fatto la compostiera, ecco, tra l'altro io suggerisco a tutte le persone che hanno giardino di fare la compostiera, perché tutto il verde si può buttare lì dentro assieme alle bucce e quello veramente, cioè, non puzza, dopo un po' si trasforma in compost e se fatto bene, ovvio, se poi ci sono si lascia marcire, ma se fatto bene non puzza, insomma, non ha un odore, l'odore un po' della verdura, sì, certo, ma non è sì. Che c'è un odore nauseabondo. È chiaro, come può essere. È la stessa cosa, io a casa c'è il mio sacchetto, io poi lo porto, perché abitando in centro storico abbiamo il punto di conferimento di conferimento libero, proprio per evitare che chi vive nel centro storico magari non ha spazi dove tenere, quindi possa magari anche ogni giorno non avendo appunto, essendo un po' più complicata con la gestione di questa cosa, e però io lo tengo anche 2 o 3 giorni, sinceramente, io lo tengo 2 giorni, e faccio la verdura, e mangio la frutta, siamo in 4 in famiglia, quindi la faccio, ovvio che adesso d'estate ci sono questi moschini, e lo porto magari anche ogni 2 giorni, ma d'inverno io lo tengo anche 3-4 giorni, sinceramente. Poi devo dire che i sacchetti che ci hanno dato, questi della Net, sono anche belli resistenti, quindi si bucano. Bene. Avendo l'accorgimento di mettere un pezzo di Scottex sotto che assorba l'umidità, il cestino deve essere areato e io così, ripeto, riesco insomma, a gestire in maniera... Allora, e comunque il fatto che con noi non si possa parlare, scusi ancora questo, perché sento che ritorna come un mantra, sinceramente chiunque ha voluto parlare con me, c'è il mio numero di telefono, io ho sempre parlato con tutti, ho sempre risposto, noi, sempre accettato i consigli, i suggerimenti su certe scelte, e questo lo ripeterò fino alla morte, un amministratore è chiamato a fare delle scelte che possono non piacere a molti, però se l'amministratore è convinto che la scelta sia giusta perché porterà un risultato, magari non subito ma a lungo termine, e io penso sempre al discorso dell'ambiente, del riciclo, dell'economia circolare, se la signora fosse venuta magari a sentire l'incontro organizzato da Lega Ambiente, tematiche che sono veramente all'ordine del giorno, costantemente, cambiamenti climatici, insomma, penso che... E quindi uno forse si renderebbe conto che certe scelte, che ripeto, possono anche non piacere a tutti, però devono essere fatte. Sono necessarie. Penso, insomma, sono necessarie, secondo me. Poi la gente, ripeto, si abitua e, come si diceva prima, in comuni che sono partiti 10 anni fa, 20 anni fa, anche lì, la famosa Treviso che viene citata come modello. Io sono andata a vedermi un po' in internet, c'era la raccolta delle firme, il farmacista che raccoglieva le firme, non si fa così, non dovete chiedere ai cittadini. Adesso Treviso è modello, citato anche, tra l'altro, nel documento di governo di Lega e 5 Stelle, è stato citato come esempio di economia circolare, come va fatta la raccolta dei rifiuti. E quindi mi sembra che, allora, insomma, ripeto, se destra, sinistra e tutti quanti, 5 Stelle, vedono questo come un modello
l'unico che può darti una buona percentuale di raccolta differenziata, beh, allora proprio tanto sbagliato tanto non credo, male non, è, non va insomma. Non credo allora sia. Vediamo se riusciamo a sentire l'ultimissima telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora, buongiorno. Buongiorno anche alla sua gentile ospite. Volevo solo dire due parole. Come sempre le giunte di sinistra non hanno il senso dell'autocritica e dopo perdete le elezioni e questo è il risultato, perché la prossima volta Muggia non vi voterà nessuno, questa è più che sicura. Signora, non è, ma cosa dice? Cosa dice nel TAP il pesce, il risultato del pesce? Ma mettete la voglia nel frigo di casa vostra, insomma, è una cosa che non funziona, bisogna dire, avere senza autocritica, non come dice lei, scelte che uno piace, uno non piace, ci sono scelte giuste e scelte sbagliate, bisogna avere il coraggio di dire, sì, abbiamo scelto, sono però opinioni abbiamo personali, va bene. Ho capito. D'accordo, va bene. Allora, grazie, mi scusi perché abbiamo pochissimo tempo, grazie comunque per aver telefonato, la signora protestava, insomma, sì, vabbè, le andava ripeto, bene. Ma mi sembra di aver appena detto, abbiamo no? appena... giunta di sinistra, ripeto, nel programma di 5 Stelle, della Lega, di Forza Italia c'è comunque il porta a porta, per cui voglio dire, se cambierà, vedrà che anche se Caprossi fra 3 anni voterà altri, non torneranno indietro e resteranno sul porta a porta. Che, ripeto, ci vuole, come posso dire, un po' di fisico per portare avanti, perché, come ho già detto, sono stati 4 mesi veramente molto impegnativi. Io, assieme al sindaco, non ci siamo risparmiate, ripeto, abbiamo parlato con tutti, abbiamo fatto quelle assemblee con 300 persone urlanti, ecco, non ci siamo assolutamente. E come ho detto già prima, mi ripeto, ma insomma, ci tengo a questo, qualsiasi persona che ha chiesto di parlare con me, che ha chiesto di parlare col sindaco, ha avuto l'incontro, abbiamo cercato di risolvere, però su certe cose non si torna indietro. Benissimo, allora siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Mi dispiace, non siamo riusciti a leggere alcune mail che trattavano sempre il tema delle immondizie, magari le leggeremo poi nei prossimi giorni e le passeremo comunque adesso in diretta alla nostra ospite, che ringrazio per essere stata con noi quest'oggi. Grazie a voi, grazie, torni a trovarci, e grazie a voi per averci seguito. E Sveglia Trieste ritorna domani puntuale alle 7 del mattino, sempre fino alle 9:30, e noi continuiamo la nostra programmazione consueta, avremo il telegiornale alle 13:20 e poi alle 19:30 nell'edizione serale. Grazie a tutti e buona giornata.